sistema della mafia, lo specifico, sia un pochino più ampio, sul tema della malavita, del malaffare. Quest'anno abbiamo pensato, da l'anno scorso, ma ancora di più quest'anno, abbiamo pensato di strutturare sempre di più serate di questa natura, che affrontano temi un pochino vicini alla nostra vita quotidiana, che ci portano un po' fuori dall'autoreferenza che spesso abbiamo a casa guardando la televisione, ma ci portano ad incontrarci, ci portano ad incontrare persone come stasera l'ingegner Borsellino, che riescono a darci un contributo importante anche in quella che è la vita quotidiana. Dico in quella che è la vita quotidiana perché stasera parliamo, come dicevo prima, parliamo di mafia, quindi parliamo di malaffare, ed è bene che tutti sappiamo che la mafia e il malaffare non è una cosa lontana da noi. Non è lontana da noi, è tra noi, lo è, e spesso lo vedete tutti i giorni, perché spesso coinvolge nostro malgrado anche la vita dei giovani di Cadenago. Faccio riferimento all'attività che spesso viene fatta anche dalle forze dell'ordine di contrasto, non solo la malavita ma anche lo spaccio degli stupefacenti, e faccio riferimento anche al malaffare che si insinua anche e in particolar modo in Lombardia nell'attività di carattere economico-finanziario. Chi come me amministra i comuni sa benissimo che nel momento in cui andiamo a fare una gara d'appalto, la maggior parte dei sindaci, o quantomeno sindaci che hanno una certa esperienza, sanno benissimo che spesso quando si vedono alcuni risultati, alcune offerte che sono fuori dal mercato, devi suonare un cappello d'allarme, perché già lì siamo a funza, non dico di mafia, ma a funza di malaffare, cioè siamo a riciclaggio di denaro sporco. Quando vediamo che le offerte che vengono fatte per fare un lavoro sono fuori mercato perché sono così basse, anche noi, in certo senso, ci preoccupiamo e invitiamo la persona, il gruppo che si è presentata al concorso, quando capita, o la gara d'appalto, li invitiamo a ritornare dove sono arrivati, perché in ogni caso non accetteremo più l'offerta. Per dire che cosa? Per dire che il tema è molto attuale, il tema è tra noi e il tema merita di essere dibattuto. Sicuramente stasera abbiamo qua una persona molto importante, la cui famiglia ha pagato a duro prezzo la lotta alla mafia, la lotta alla criminalità organizzata. Proprio perché ha pagato a duro prezzo la famiglia Borsellino la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, merita a maggior ragione stasera di essere ascoltata, di essere compresa. Come dice prima, l'occasione è importante, perché non siamo di fronte a un televisore dove c'è qualcuno che parla, noi ascoltiamo, non abbiamo l'opportunità o l'occasione di approfondire la tematica. Stasera l'ingegner Borsellino è qua con noi. Dopo una prima parte di esposizione avremo l'opportunità di porre le domande, cercare di capire un pochino più approfonditamente cosa vuol dire aver vissuto quell'esperienza e cosa vuol dire magari oggi vivere il contrasto con la mafia e con la criminalità organizzata. Io chiuderei qua, di nuovo ringraziando tutti voi per la splendida partecipazione che stasera vedo, se non da Polle pieno, quindi vuol dire che a occhio croce siamo qua dalle 100 alle 150 persone, forse anche qualcosa di più. Ringrazio a tutti gli organizzatori della serata, in specifico Emanuela Tavormina, il mio consigliere alle attività culturali. Come dicevo prima, questo è un primo incontro, seguiranno altri incontri, organizzeremo il prossimo dibattito che organizzeremo a Cadenago, è sul gioco d'azzardo. Anche in questo caso qua è una tematica attualissima, perché il gioco d'azzardo non è solamente il gioco che si svolge presso il casinò, ma è il gioco che presso si svolge nei bar, nei centri commerciali dove vengono ospitate le macchinette, le slot machine che spesso noi vediamo e che invece rischiano di portare famiglie sul lastrico. Quindi vi ho preannunciato quella che sarà la prossima discussione, il prossimo incontro, così andremo avanti anche nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Di nuovo io ringrazio tutti voi, passo un attimo la parola ad Emanuela per i saluti e, come possiamo dire, un'ulteriore specificazione dell'organizzazione della serata. Di nuovo grazie. Bene, buonasera a tutti quanti, grazie per essere intervenuti. Un ringraziamento particolare va al signor Borsellino, perché non è stato molto bene di salute, ci ha omaggiato, onorato con la sua presenza. Io mi sento veramente di ringraziarlo tanto.
sindaco è uno dei primi incontri, però già quando questa amministrazione si è insediata, già noi in campagna elettorale abbiamo parlato proprio del valore della legalità. Il tema di questa serata è proprio il valore della legalità. E non ci può essere che altra testimonianza proprio del fratello che ha subito e che tutti sappiamo quanto ha pagato. E quanto tutti noi paghiamo ogni giorno il sacrificio che ha fatto suo fratello. Lui porta in giro il movimento delle agende rosse, che poi ci illustrerà bene, e che è una grande testimonianza per tutti quanti noi. Ecco, io ho voluto fortemente questo incontro affinché tutti noi conosciamo, non soltanto attraverso i mass media, i giornali, il valore della legalità, perché tante volte non riusciamo neanche nel nostro piccolo, i ragazzi, a capire quanto sia importante essere trasparenti e legali. Ho voluto che partecipassero, che in questa serata fossero protagonisti i ragazzi, perché, l'ho detto tante volte, del mio cruccio, il mio pensiero, sono nostri, loro il nostro futuro. Noi saremo un giorno governati da loro, quindi sono loro la nostra testimonianza e il nostro futuro. E ho voluto regalare a tutti quanti voi questa serata, con una testimonianza, ancora scusi se mi ripeto, di un personaggio, di una persona così umile e importante quale è il nostro Salvatore Borsellino. Vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Saluto per ultimo perché sono il più piccolo. Questa sera ci parlerà il dottor Borsellino, appunto. Poi avremo un momento dedicato in particolare con dei ragazzi che faranno delle domande, un po' aiutati da un foglietto, insomma, per sostenere la tensione del Salone Apollo. E poi avremo la possibilità di fare delle domande brevi, perché non possiamo stare qua fino alle 2, però speriamo di averne tante. Ecco, per domande brevi, ma molte, queste ci piacerebbe. Soprattutto se dobbiamo fare una questione di precedenze, se viene una domanda da un ragazzo, lei la facciamo fare prima al ragazzo e poi quello un po' più facile, diciamo così. Possiamo fare così, dico, mi dà fastidio, va bene, ottimo. Allora lascio la parola a chi di dovere, insomma. Buonasera, vi ringrazio soprattutto in primo luogo l'amministrazione comunale che stasera mi ospita in questo bellissimo salone che non avevo mai visto, non conoscevo e che sto veramente apprezzando. Scusate se ogni tanto magari lo sguardo si alzerà in alto, perché veramente sono dei bellissimi affreschi, dei bellissimi stucchi. Ringrazio quindi l'amministrazione comunale e le persone che si sono prodigate per invitarmi qui. Io sono voluto venire anche se in effetti in questo momento purtroppo sto attraversando un periodo in cui la salute non mi accompagna, però non potevo rinunziare a venire a trovarvi, l'ho fatto e lo faccio veramente volentieri. E io cercherò di essere, io qua, quando ho tante cose veramente da dire, io ho tante cose dentro, tante cose che mi tumultano veramente dentro, che quando comincio a parlare parlerei per ore ed ore, tante sono le cose che ho bisogno di dire, di cui ho bisogno di parlare, ma stasera cercherò di contenermi perché vedo qui tanti ragazzi con dei fogli in mano anche, e quindi ritengo che abbiano tante cose da chiedermi, e io cercherò di contenere il mio discorso per poter far sì che possa rispondere alle loro curiosità, ai loro desideri, alle cose che vogliono sapere, perché sapete, io veramente avrei tante cose da dirvi, ma non potrò dirvi tutto quello che vorrei. Io vorrei, visto che stasera parleremo anche di questa agenda rossa, poi vi spiegherò perché io ho scelto al simbolo del mio movimento questa agenda rossa, che è uno dei simboli della giustizia che ci è stata negata, di quella verità che è stata nascosta. Perché vedete, mio fratello è stato ucciso ormai quasi 18 anni, faranno 18 anni al 19 di luglio, però io ancora non ho potuto seppellire mio fratello, io ancora non ho potuto piangere mio fratello, perché
dopo quasi 18 anni ancora giustizia non è stata fatta. Ancora sì, sono in, condannati a pena detentiva vari ergastoli, quelle che sono state probabilmente quelli che logisticamente hanno preparato la strage di Via Anello, quelli che logisticamente hanno permesso che quella strage fosse compiuta, ma i veri responsabili dell'assassinio di mio fratello non sono stati ancora, non sono ancora arrivati davanti ai giudici, non sono ancora arrivati davanti ai magistrati, perché purtroppo tutte le indagini, tutti i processi che si avvicinavano a quello che è non il livello degli esecutori materiali di quella strage, ma nel momento in cui si cercava di arrivare agli ispiratori di quella strage, a quelli che hanno voluto fortemente quella strage, hanno permesso che quella strage si compiesse, tanto che lo stesso Riina in più di un'occasione ha detto che doveva fare un favore a qualcuno, quella strage doveva essere compiuta in quel momento perché quella strage serviva a qualcuno, era necessario che quella strage fosse fatta. Ecco, su queste cose non si è mai arrivato ad indagare, addirittura mentre per la strage di Capaci si sa chi ha premuto il detonatore, si sa da dove è stato premuto il detonatore che ha causato l'esplosione che ha ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre ragazzi della sua scorta, per la strage di Via D'Amelio invece tutte queste cose ancora non solo non si sanno, ma tutti i processi che tendevano ad arrivare a chi fosse il vero responsabile della strage sono stati sempre bloccati, sono stati sempre fermati. La stessa sottrazione di questa, un'agenda rossa come questa, un'agenda rossa che è stata sottratta dalla macchina di Paolo, mentre il cadavere di Paolo era ancora lì fatto a pezzi vicino a quella macchina, qualcuno ha sottratto l'agenda rossa di Paolo, su cui Paolo scriveva tutto quelle che erano le sue indagini, tutte le rivelazioni che gli facevano i collaboratori di giustizia, ed erano collaboratori di giustizia come Gaspare Mutolo, che non parlavano soltanto delle famiglie mafiose, degli affiliati alla mafia, ma parlavano di ben altro. Gaspare Mutolo gli parlava, gli raccontava di come la mafia fosse infiltrata all'interno delle istituzioni, di come la mafia fosse infiltrata all'interno della politica, come la mafia fosse infiltrata all'interno della stessa magistratura. Una delle persone che gli aveva denunciato a Gaspare Muto era il giudice Signorino, che era stato uno dei PM al maxi processo, il quale, quando poi gli furono, dopo la morte di Paolo, contestate le accuse che gli aveva fatto Gaspare Muto, si uccise, si sparò un colpo di rivoltella non reggendo alla vergogna di essere. Era uno di quelli che almeno non reggono la vergogna e di conseguenza ne ha con le conseguenze, tanto invece non fanno neanche quello. È per questo che io di quella strage di cui ancora non si sa chi ha premuto il detonatore per Capaci è stato premuto da Giovanni Brusca, è stato premuto da una casupola che sovrasta l'autostrada da Palermo a Punta Raisa, all'aeroporto di Palermo. Tutte queste cose sono state affrontate in dibattimento e i responsabili sono stati condannati. Per l'assassinio di Via D'Amelio, per la strage di Via D'Amelio, non si sa neanche questo, non si sa da dove è stato premuto il detonatore, o perlomeno non si sa, non si vuol sapere, perché Gioacchino Genchi avrebbe potuto dimostrare, Gioacchino Genchi, quello che viene presentato purtroppo dai giornali come il più grande intercettatore, come il più grande scandalo della storia italiana, forse perché chi lo dice dimentica di guardarsi nello specchio, perché altrimenti si renderebbe conto che è il più grande scandalo della storia italiana. Ecco, Gioacchino Genchi stava per dimostrare come quel detonatore fosse stato premuto dal Castello Treveggio, un monte che sovrasta Palermo e dal quale a occhio nudo si vede il portone di Via D'Amelio, nel quale Paolo stava per prendere il campanello del citofono nel momento in cui esplose la bomba che uccise lui e i ragazzi della sua scorta. Quelle indagini sono state fermate. Gioacchino Genchi è stato costretto a interrompere le indagini, a uscire dal nucleo investigativo che stava lavorando su quelle cose. Però
non può essere il detonatore, non può essere stato premuto che altro da quel posto, perché chiunque avesse premuto il detonatore nascosto dietro una delle finestre di via D'Amelio non sarebbe rimasto vivo, non sarebbe rimasto vivo, perché voi non so se avete visto nelle ispezioni di repertorio di quello che è stato fatto vedere, girato dopo la strage, che cosa era successo in via D'Amelio. La potenza di quella bomba fu tale che i palazzi furono completamente sventrati. Una qualsiasi persona che da dietro una finestra avesse aspettato che Paolo alzava la mano per fare il citofono, perché quello fu il momento in cui venne fatta esplodere la bomba, non sarebbe sopravvissuta. Vedete, mia mamma quel giorno era proprio nel salone che dà sulla strada, proprio su via D'Amelio. Nel momento in cui sentì suonare il citofono, andò al citofono, era in cucina, quindi si allontanò da quella stanza per andare a rispondere al citofono, e questo le salvò la vita. Non so quanto sia stata contenta di sopravvivere a quella strage, alla morte di sua figlia, però questo le salvò la vita, perché tutte le tapparelle delle finestre di via D'Amelio scoppiarono e diventarono delle schede che si conficcarono nel muro dall'altro lato. Mia mamma sarebbe stata trafitta da una di queste schegge, come qualsiasi altra persona che da dietro una finestra avesse premuto il detonatore, e non poteva essere altrimenti, perché doveva essere sincronizzato il momento in cui è stata premuto il detonatore al momento in cui Paolo era davanti al portone di via D'Amelio con quella macchina. Quindi non si poteva far esplodere con un congegno o orologeria come un timer, bisognava proprio che Paolo arrivasse, che Paolo scendesse dalla macchina, che Paolo si avvicinasse al citofono, e in quel momento la macchina che era stata posteggiata, e purtroppo in quella via non era neanche stata fatta una bonifica, cioè quella che chiamano bonifica, cioè impedire che venissero posteggiate delle macchine. E che cosa venne fatto infatti? Venne posteggiata una macchina civetta, diciamo una macchina che non conteneva esplosivo. Poi la mattina, quando furono certi che Paolo sarebbe arrivata, la macchina venne tolta e venne messa al suo posto quella carica di tritolo. Sarebbe bastata che in quella strada, come avrebbe dovuto essere, una strada in cui il giudice Paolo Borsellino si recava almeno 3 volte alla settimana, perché in quel periodo mia mamma soffriva di cuore e quindi doveva accompagnarla dal cardiologo, sarebbe bastato che ci fosse stato istituito un divieto di sosta per una se non altro per ritardare il suo assassino, perché mio fratello l'avrebbero ucciso in ogni caso. Dopo aver ammazzato Giovanni Falcone, era impensabile che non uccidessero anche Paolo Borsellino. Tutti sapevano che dopo Falcone avrebbero ucciso Paolo Borsellino, lo sapevano quelli che avrebbero dovuto assicurare la sua protezione, lo sapeva il giudice Giammanco, il suo diretto superiore, lo sapeva il prefetto di Palermo, Iovine, lo sapeva il ministro dell'interno, Mancino, lo sapevano. E sapete cosa hanno detto queste persone? Mancino, Iovine, dopo che c'è stata quella strage, hanno detto: ma via D'Amelio non era considerato un obiettivo a rischio. Mio fratello andava 3 volte alla settimana a trovare mia mamma, e non solo, quando mio fratello andava a trovare mia mamma abbandonava psicologicamente ogni difesa, perché per lui era andare dalla sua madre, non era più un giudice in quel momento, era un figlio che andava a trovare la madre. Sapete come mio fratello, nell'agenda che ci è rimasta, era un'agenda grigia, quella non l'aveva a casa, non l'hanno potuta sottrarre, e segnava gli appuntamenti con mia mamma quando andava a trovare mia mamma. Mio fratello era uso tenere questa agenda e segnare ora per ora quello che faceva, e siccome lui, che non aveva paura della morte, lui che ha convissuto per anni con la morte, aveva paura di prendere l'aereo, quando doveva prendere l'aereo faceva il disegnino di un aereo, e così che segnava il fatto che doveva prendere un volo. E c'era un altro segno in quell'agenda che noi non capivamo cosa fosse, c'era un cerchio con una freccia che andava verso il centro, e l'ha ripetuto tante volte nel corso dei 2 giorni. Noi non capivamo che cosa fosse, poi ce lo disse un suo amico a cui Paolo una volta l'aveva spiegato quando l'aveva visto segnato con questa agenda. Quel cerchio rappresentava un nido, il nido, e quella freccia era Paolo che ritornava al nido, era l'uccellino che ritornava al nido. Questo era
per Paolo andare a trovare mia mamma, e quindi pensate come in quel momento lui abbandonava ogni, psicologicamente ogni difesa. Lui sapeva benissimo che quella strada in compra di macchine era il luogo ideale per fare, per preparare un attentato contro di lui, lo sapeva benissimo, però andando a trovare mia mamma lui abbandonava psicologicamente ogni difesa e quindi lo faceva come se lì, andava lì come se lì non avessero potuto ammazzarlo, in qualsiasi altro posto ma non lì. E il prefetto Iovine e il ministro dell'interno Mancino hanno detto che quella non veniva considerata un obiettivo a rischio, un posto dove Paolo andava 3 volte alla settimana. La verità è che Paolo non hanno voluto proteggerlo, Paolo non hanno voluto proteggerlo, c'era non solo alla mafia ma anche ad altre entità all'interno dello Stato interessava che Paolo fosse eliminato, ed è per questo che anche se lui sarebbe stato ucciso in ogni maniera, perché ripeto, uccidere Falcone senza uccidere Paolo non avrebbe avuto senso. Giovanni Falcone era, io sono fratello di Paolo biologicamente, siamo nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, ma chi veramente era fratello di Paolo Borsellino era Giovanni Falcone, erano come due fratelli gemelli, lavoravano insieme, erano amici nonostante fossero di idee politiche diverse. Per vedere come la politica con certe cose non c'entra assolutamente nulla. Uno era di destra, l'altro era di sinistra, però lavoravano tutte e due per lo Stato, lavoravano tutte e due per la giustizia, lavoravano tutte e due per estirpare dal nostro paese quel terribile cancro che invece purtroppo oggi è entrato in metastasi, e mentre prima era limitato ad alcune regioni del nostro povero paese, oggi invece ha pervaso tutto l'organismo del nostro Stato ed è arrivato purtroppo addirittura al vertice delle istituzioni. Sapete da dove è stato premuto il detonatore che ha causato la strage? Quel detonatore è stato premuto dal castello Tveggio. È un castello che non è un castello, era un vecchio edificio costruito all'inizio del Novecento, che era stato costruito come albergo, ma sembra un castello, per cui a Palermo tutti lo chiamavano il castello Tveggio, e sovrasta proprio da uno sperone del Monte Pellegrino, sovrasta Palermo, e da lì a occhio nudo si riesce a vedere. Io ci ho provato, sono andato appunto con una marcia che ho organizzato a Palermo con le agende rosse, siamo andati lì a piedi attraverso la vecchia strada che porta a quel castello, e da lì mi sono voluto affacciare da uno delle rotonde, dei belvedere di quel castello. Da lì a occhio nudo ho distinto il portone davanti al quale è stato ucciso Paolo Borsellino. Quindi da lì e solo da lì avrebbe potuto essere con sicurezza azionato il telecomando che ha ucciso Paolo. Sapete che cosa c'era al castello Tveggio? Al castello Tveggio c'era un centro per l'aggiornamento dei manager che si chiama Celiste, non so il significato della sigla, si chiama Celiste. Però all'interno del castello Tveggio, all'interno dei locali del Celiste, c'era un centro dei servizi segreti civili italiani. Capite di che cosa si tratta? Capite perché io, quando dopo 7 anni di silenzio ho ricominciato a parlare 4 anni fa, capite perché io ho ricominciato a parlare scrivendo una lettera aperta che ho chiamato 19 luglio 1992, una strage di Stato, perché questa è stata la strage di Via D'Amelio, non una strage di mafia, ma una strage di Stato, una di quelle innumerevoli strage di Stato che hanno costellato la storia del nostro paese, la storia del nostro paese, del paese dell'Italia, un paese che chiamiamo un paese civile, è costellata di stragi, a partire da Portella della Ginestra, Portella della Ginestra, poi li cito in ordine sparso perché sono tante che non ne ricordo neanche l'ordine: la strage del Rapido 901, la strage di Piazza della Loggia, la strage della Banca dell'Agricoltura, la strage della stazione di Bologna. Questo è il nostro paese, sono stragi di cui si conoscono qualche volta gli esecutori, che magari poi sono riusciti ad andare perché con depistaggio e con favoritismi hanno potuto allontanarsi dall'Italia e sono andati a godere di latitanze dorate in Sud America. Sono stragi di cui
non si conoscono, si conoscono qualche volta gli esecutori, non si conoscono mai i mandanti, non si conoscono i motivi neanche per cui sono stati compiuti. E questo è il nostro paese, un paese in cui, perché i motivi sono chiari, anche se non si è mai arrivati in giudizio, in un processo a stabilirli come quello che effettivamente sono stati. Sono stragi che sono state compiute per determinare gli equilibri politici del nostro paese. È per questo che sono state in Italia compiute queste stragi, ed è per questo che è stata compiuta quella che è stata finora l'ultima strage di Stato che è stata compiuta in Italia, la strage del 19 luglio 1992, la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e i ragazzi che lo accompagnavano. Vedete, io, ditemi quando vado troppo avanti o quando, perché io non mi rendo conto di come passa il tempo. Io vorrei partire, veramente sono già partito da un po', vorrei partire dalla una frase di Paolo che ho fatto riportare qui nella prima pagina dell'Agenda Rossa. Paolo dice: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Questa è una delle frasi più belle di Paolo, e io ho voluto scriverla qui nella prima pagina di questa agenda, perché io invece ho fatto una scelta completamente diversa da quella di mio fratello. Io, quando avevo 27 anni, mentre mio fratello scelse di rimanere in Sicilia e scelse di combattere per il suo paese, che non è solo la Sicilia, è l'Italia, perché per l'Italia è morto mio fratello, io invece feci una scelta diversa. Io pensai che non potevo vivere in una città in cui le strade le distinguavamo per chi ci avevano ammazzato. A Palermo distinguiamo le strade: c'è la strada dove hanno ammazzato Carlalberto Dalla Chiesa, la strada dove hanno ammazzato il capitano Basile, quella dove hanno ammazzato i giudici Pinnici. Così distinguiamo le strade a Palermo, e quei cadaveri spesso li abbiamo visti con i nostri occhi in quelle strade, livellate di corpi. E io pensavo di non poter vivere in una città come questa, pensavo di non avrei potuto farmi una famiglia, far crescere dei figli in una città come Palermo. Me ne sono voluto scappare, pensavo di non potevo, una volta laureato, cercare lavoro in una città in cui per trovare un lavoro avrei dovuto chiedere dei favori, e poi quei favori a mia volta avrei dovuto restituire. E sapete che cosa significa restituire dei favori in una città come Palermo? Non sono favori da niente quelli che ti chiedono, quelli che devi restituire. E di conseguenza io scappai letteralmente. Appena laureato mi sposai, immediatamente ce ne andammo, io e mia moglie, perché entrambi pensavamo di non poter vivere in una città come quella. E vedete, io ho creduto a lungo che questa fosse stata la scelta giusta, ho creduto a lungo che questa fosse stata la scelta più valida per me, la scelta più valida per la mia famiglia. L'ho creduto a lungo. Poi il 19 luglio del 92 io stavo lavorando al computer nella mia stanza, era una domenica, però ho preso dai milanesi il vizio di lavorare anche di domenica, e mentre lavoravo al mio computer mi chiama mia moglie dal piano superiore e mi dice: corri che stanno dicendo alla televisione che c'è stato un attentato a Palermo. Io, vedete, non ho avuto neanche bisogno di andare a vedere che cosa era successo, non ho avuto neanche bisogno, perché erano dal maggio del 92, da quando avevano ucciso Giovanni Falcone, che tutti, e Paolo per primo, sapevamo che prima o dopo sarebbe toccato anche a lui. Magari non sapevamo il giorno in cui sarebbe successo. Paolo lo sapeva perché aveva saputo pochi giorni prima di essere ucciso che era arrivato a Palermo un carico di tritolo. Non era neanche tritolo, era Semtex, l'esplosivo che adoperano i militari e i servizi segreti. E Paolo sapeva che era arrivato il carico di esplosivo che sarebbe servito per il suo assassino.
però anche quando ha saputo Paolo non è scappato, non ha fatto la mia scelta di fuggire, quella che credevo che fosse stata una scelta giusta. Poi ripeto, il 19 luglio del 92 mi sono reso conto di come scappare non serve a niente. In ogni caso tu puoi fuggire, ma se veramente tu vuoi combattere per qualcosa devi restare, devi combattere, non devi pensare di poter andare lontano e allontanarsi e così scappare da quelle cose che non ti piacciono. Bisogna fare la scelta di mio fratello. Palermo non mi piaceva, per questo imparare ad amarla, perché amare significa lottare per quello che non ci piace per poterlo cambiare. Questa è la scelta giusta. Io sono fuggito, e che cosa è servito? E che cosa è servito? Ma hanno ammazzato mio fratello che era rimasto a Palermo, e io oggi vivo in una regione, in un paese in cui un paese a pochi passi da Arese, dove abito io, si chiama Buccinasco, ma lo chiamano Platidue. Lo chiamano Platidue perché ci sono delle famiglie dell'Andrangheta, quella che oggi ha soppiantato in tutti i traffici di droga, nella insinuarsi all'interno delle amministrazioni, nel movimento terra, nel costruire i centri commerciali, nel riciclaggio del denaro, ha soppiantato la mafia in tutti i traffici, traffici di droga, traffici di prostituzione, traffici di essere umano, ha soppiantato la mafia. Adesso io me la ritrovo alle porte di casa, e questo la gente, purtroppo, io che giro tanto anche qui al nord, non si rende conto. Spesso mi dicono: ma sì, ma lei ci parla di mafia, ma queste sono cose che interessano voi del sud. La mafia è al sud, la mafia è nata al sud, sì, è vero, la 'Ndrangheta è nata al sud, la Sacra Corona Unita è nata al sud, la Camorra è nata al sud, ma dove pensate che vengano impiegati quegli immensi capitali che si avvicinano al PIL di un paese che quella criminalità organizzata ha potuto accumulare grazie anche a una grandissima responsabilità dello Stato? Perché il problema è che lo Stato italiano ha abbandonato al controllo della criminalità organizzata alcune regioni del nostro paese. Le regioni del sud del nostro paese sono state letteralmente abbandonate al controllo della criminalità organizzata perché potessero servire da serbatoio di voti per permettere ai governi che ci hanno governato dalla fine della guerra a oggi, quando i mafiosi ritornarono dall'America al seguito dell'invasione americana perché conoscevano i loro referenti in Sicilia, e subito dopo l'occupazione americana erano tutti mafiosi che vennero messi al capo dell'amministrazione in Sicilia e al sud, e quelle regioni sono state abbandonate al controllo della criminalità organizzata. Lo Stato del nostro sud non è lo Stato del nostro sud è la mafia. Chi assicurava quel poco di lavoro che c'è in quelle regioni è la mafia. Chi amministrava anche la giustizia, la maniera in cui amministra la giustizia la mafia, cioè amministra la giustizia a fronte di ingiustizie molto più gravi della giustizia che riesce ad amministrare, ed è veloce nell'amministrare la giustizia. Un ragazzo che aveva rubato nella villa di Totorrina, non sapeva che era la villa di Totorrina, e si era introdotto in quella villa per rubare. La mattina dopo è stato trovato incaprettato incaprettato vuol dire legato in una maniera tale che praticamente si strangola da soli, battendosi il nodo scorsoio che ti stringe attorno al collo, perché ti mettono con le gambe piegate all'indietro, si stringe sempre di più fino a quando ci si soffica da solo. È una morte orribile. E quel ragazzo era stato incaprettato, gli avevano tagliato le mani perché non si può rubare nella villa di Totorrino, non si può rubare nella villa del capo dei capi, come l'hanno chiamato, in una di quelle vergognose fiction che vengono fatte alla televisione, alla quale certi si presentano questi criminali, li si presentano come degli eroi sì negativi,
ma nelle menti più deboli anche l'eroe negativo è un eroe, è una persona che ha il potere, e di conseguenza è per questo che poi nascono sui social network dei gruppi che inneggiano a Provenzano, che inneggiano a Riina, perché le fissano come quelle, invece di chiamarle la bestia delle bestie, la chiamano il capo dei capi. E poi c'è qualcuno anche, ed è qualcuno molto in alto nelle istituzioni del nostro paese, che ardisce dire che il problema non è la mafia, il problema non è la mafia, sono i libri che si scrivono sulla mafia. Il problema forse sono quelle fiction che le sue televisioni presenta e che presentano come eroe, anche se eroe negativo, persone come Gina, come Provenzano, non il libro di Saviano, dove viene presentata che cos'è. Che cos'è la camorra? Che cos'è? È vergognoso tutto questo, è vergognoso non che questo succeda, è vergognoso che noi subiamo queste cose, perché siamo responsabili anche noi di quello che succede in Italia. È inutile dire che sì, quello, quell'altro, eccetera, ma i responsabili siamo noi, perché noi queste cose le lasciamo passare e scorrono su di noi come l'acqua sulla pietra. Cioè vi rendete conto che noi siamo arrivati quasi a vivere in un regime, ma questo è per colpa nostra, perché noi, io prima parlavo, nei primi anni dopo la morte di Paolo, io ho parlato per 5 anni dopo la morte di Paolo, ho parlato quando dentro di me viveva, era fortissima la speranza che la morte di Paolo fosse servito a cambiare il nostro paese. Vedete, io arrivai a dire in quegli anni, a fronte di quella che era stata la reazione della coscienza civile degli italiani a fronte di quella strage, io arrivai a dire che se Dio aveva voluto che Paolo morisse perché il nostro paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire. Lo ringraziamo perché quello era il sogno di Paolo. Paolo aveva vissuto tutta la sua vita per combattere contro la criminalità organizzata, per debellare nel nostro paese questo cancro che lo stava divorando, che lo divorava. E io ero sicuro che se Paolo lì dovunque si trovasse dopo la sua morte avesse potuto vedere come la gente stava reagendo grazie allo sdegno per quella strage, Paolo sarebbe stato contento di essere morto per quello. E allora io non potevo fare altro che ringraziare Dio di aver fatto morire mio fratello, se la morte di mio fratello avesse significato la realizzazione del suo sogno, quello di debellare la mafia, debellare la criminalità organizzata, fare diventare il nostro paese veramente un paese civile. E a lungo ho parlato, io vedete, io che non avevo mai parlato a 3 persone messe insieme, io sono un ingegnere, io sono abituato a parlare, io lavoro con i computer, io sono abituato più a parlare con i computer che a parlare con la gente, e non avevo mai, prima della morte di mio fratello, parlato a più di 3 persone messe insieme, nelle riunioni tecniche della mia ditta. Improvvisamente muore mio fratello e io mi trovo proiettato a dover parlare a centinaia di persone, e sentivo la necessità di farlo, sentivo il bisogno di farlo, perché mio fratello non aveva più la voce, ed era anche, lo sentivo come un dovere mio, che ero scappato da Palermo, riscattarmi dando voce a mio fratello, e riuscivo a parlare, perché quando parlavo sentivo Paolo dietro di me che mi suggeriva che cosa volevo dire, e soprattutto perché avevo dentro di me la speranza che il nostro paese potesse avere un futuro diverso. Poi io avevo visto quello che era successo alla cattedrale di Palermo, avevo visto come dopo la morte di Paolo c'erano state migliaia di persone, che i funerali dei ragazzi di Paolo, non c'era Paolo perché aspettavamo che tornasse la famiglia Fiammetta, e quindi non abbiamo potuto fare il funerale insieme ai suoi ragazzi che l'avevano accompagnato fino alla morte. C'erano migliaia di persone che si sono scagliati contro quegli avvoltoi, quei politici che si erano presentati e che si disputavano le prime file davanti alle bare di quei ragazzi, bare che erano badate quasi vuote, perché i ragazzi sono stati fatti letteralmente a pezzi. Una mano
fu trovata al quinto piano della casa di America, un pezzo di cervello ancora più in alto di uno di quei ragazzi. Mi ha raccontato Gioacchino Genchi, che arrivò, io arrivai tardi la notte, quindi ormai non c'era più niente, avevano portato via tutto, ma Gioacchino Genchi mi ha raccontato, lui arrivò 2 ore dopo la strage in Via D'Amelio. Lui aveva conosciuto Emanuela Loi un mese prima nello studio della Barbera, che era uno dei capi della polizia a Palermo, e l'aveva riconosciuto perché era, l'aveva vista come una ragazza esile, una ragazza bionda. Vedete, era così esile Emanuela Loi che mio fratello, quando per la prima volta gli fu assegnata come scorta, disse a mia mamma, mi misero come scorta una picciottella con un suscione per in terra. Mi hanno messo come scorta una ragazzina che con un soffio cade a terra. Però ci volle altro che un soffio per fare cadere Emanuela Loi. Ci volle la potenza di un esplosivo che squarciò un intero quartiere, non rimase nulla, tutte le facciate dei palazzi furono abbattuti. E mi ha raccontato Gioacchino Genchi, che è arrivato 2 ore dopo l'esplosione in Via D'Amelio, che riconobbe Emanuela Loi, la riconobbe perché ne vide i pezzi di carne che erano stati stampati contro l'intonaco di Via D'Amelio e che ancora 2 ore dopo si staccavano, cadevano a terra. La riconobbe perché in mezzo a quei pezzi di carne c'erano dei capelli biondi. Quei pezzi di carne venivano messi in una scatola di scarpe, bastava per contenere quello che era rimasto di Emanuela Loi, bastava. E poi sapete che i pezzi di quei ragazzi furono messi in quelle bare davanti ai quali tutti quei politici, tutti quegli avvoltoi si disputavano il posto davanti alla cattedrale di Palermo, cattedrale dalla quale furono scacciati a pugni, a schiaffi, a sputi, è così che vennero cacciati quei politici. E la bara di Emanuela Loi poi fu mandata a Cagliari perché lì vivevano i suoi genitori. È quello stesso Stato che oggi paga dei voli di Stato, dei jet di Stato che portano navi e ballerine in una villa in Sardegna a nostre spese. Quello stesso Stato mandò la fattura del trasporto del corpo di Emanuela Loi da Palermo a Cagliari e i genitori di Emanuela Loi che non avevano i soldi per pagare il trasporto dovessero fare un mutuo per poter pagare il trasporto di quella bara. Questo è il nostro Stato. Vedete, io non è che vi racconto di queste cose, questi particolari raccapriccianti, ma quei particolari ci sono, io avevo avuto il video di quello che era successo in Via D'Amelio e chi me l'ha dato mi ha detto non guardarlo perché ci sono delle immagini terribili, ci sono delle immagini che è meglio non guardare. Io l'ho voluto guardare perché tanto quelle cose sono successe. Non è che se non le guardiamo non sono successe, non è che se non le guardiamo spariscono. E io queste cose le racconto non per farvi commuovere, per farvi piangere, io vi racconto per farvi indignare, perché non è possibile che a 18 anni di quella strage io oggi sia qui a chiedere giustizia. Io sia qui oggi a chiedere che di quella strage venga fatta giustizia, io sia qui a chiedere che certi processi possano andare avanti, che certi processi non vengano bloccati, che si arrivi alla verità, che si arrivi alla giustizia, che ci raccontino che cosa veramente è successo, che ci raccontino come mio fratello non è stato ucciso dalla mafia, ma è stato ucciso perché mio fratello a un certo punto della sua vita si è messo di traverso rispetto a un'ignobile trattativa che lo Stato stava conducendo con la criminalità organizzata, trattando con chi aveva ucciso i genitori minori. Sapete perché? Adesso a 17 anni di distanza ce lo stanno dicendo, improvvisamente cominciano a ricordare, improvvisamente persone che non hanno mai parlato, Martelli, l'Aliana Ferraro, Violante, improvvisamente 17 anni dopo cominciano a ricordare. Perché cominciano a ricordare adesso? Perché prima non ricordavano? Cominciano a ricordare perché adesso ci sono dei collaboratori di giustizia che stanno parlando, stanno dicendo che quella trattativa sì c'è stata. Oggi al processo al generale Mori,
certe cose stanno venendo fuori, ci sono dei giudici coraggiosi che stanno portando avanti queste cose. Oggi apertamente si parla di trattativa. Io 4 anni fa, quando in quella lettera aperta, 19 luglio 1991, a strage di Stato, parlai di trattativa e dissi che mio fratello era stato ucciso perché si era messo di traverso rispetto a quella trattativa. Dissi che mio fratello, il vero motivo per cui avevano ucciso mio fratello, non poteva essere che quello. L'accelerazione di quella strage fu fatta perché mio fratello di quella trattativa l'avrebbe rivelata all'opinione pubblica e si doveva impedire che questo succedesse. 4 anni fa mi prendevano per pazzo, mi dicevano che avevo la mente sconvolta dalla morte di mio fratello e di conseguenza dicevo delle cose che potevano passare per la mente semplicemente a un esaltato. Oggi di trattativa parlano tutti. Oggi, prima forse di essere chiamati davanti ai magistrati, davanti ai quali saranno chiamati, oggi di queste cose cominciano a parlare in maniera da poter dire: ah sì, ma l'avevamo detto. E qualcuno ha detto che quella trattativa, sapete perché c'è stata? Per salvare la vita dei ministri, per salvare la vita a 7-8 ministri. Hanno barattato la vita di un giudice come Paolo Borsellino, la vita di un servitore dello Stato con la vita di 7-8 ministri. E sapete che ministri erano? Sapete quali erano i ministri che sarebbero stati uccisi, che erano in pericolo di vita, che la mafia avrebbe potuto uccidere? Non erano dei ministri che avevano combattuto la mafia, erano dei ministri che non avevano mantenuto i patti con la mafia. Perché dopo Salvo Lima, che era il viceré di Andreotti in Sicilia, Salvo Lima che fu ucciso anche per frenare l'ascesa di Andreotti, e Andreotti era di quello che non aveva mantenuto i patti, perché Andreotti è stato anche processato e condannato, anche se oggi è senatore a vita e siede al Parlamento italiano, e tutti quando fa gli anni vanno lì, destra, sinistra, tutti uguali, a complimentarsi, a fargli gli auguri. Andreotti però è stato accertato che fino agli anni 80 lui collaborava, conosceva i mafiosi, incontrava i mafiosi, ed è stato semplicemente prescritto, anche se oggi purtroppo la prescrizione, e questo sempre più con i processi brevi che oggi vengono inventati per formare tutti i processi, la prescrizione non significa che uno non ha commesso un reato, significa semplicemente che è trascorso tanto tempo che quel reato non può essere più giudicato e quindi si viene prescritti, ma il reato è stato compiuto. E oggi che vengono sempre più accorciati i tempi dei processi, col processo breve, col processo troncato, se non si può, invece di dare alla giustizia, ai magistrati, i mezzi per poter condurre la loro indagine nella maniera più proficua, nella maniera più veloce, che cosa si fa? Da un lato gli si tolgono tutti i mezzi per poter fare la loro indagine, da un lato si impediscono le intercettazioni perché per mantenere la privacy. Ma io vi dico, ma c'è uno di voi che ha paura, avrà il problema di essere intercettato? Ha paura di essere intercettato chi delinque anche attraverso il telefono e per il quale si può arrivare a individuare un reato attraverso l'intercettazione? Io lo posso registrare io tutto quello che dico al telefono e poi lo vado a portare io, divento un magistrato. Perché abbiamo fermato l'intercettazione? Oggi, se veramente passerà questa legge sulle intercettazioni, i magistrati non avranno più la possibilità di individuare certi reati. E vedete, certi reati non è, spesso si parte da reati di poco conto, e attraverso quei reati di poco conto si arriva poi a individuare anche dei reati di mafia. Invece no, nelle elucubrazioni che vengono fatte per fare queste leggi si dice che sì, il reato di intercettazione si può essere fatto solo se ci sono gravi indizi di colpevolezza. Ma come ci possono essere gravi indizi di colpevolezza se prima non si arriva se non si ha gli strumenti per arrivare a quegli indizi di colpevolezza, se i processi vengono troncati, se dopo tanto tempo non si arriva? E con i mezzi che oggi sono stati dati, oggi una volta c'erano i collaboratori di giustizia. Sapete oggi perché i collaboratori di giustizia ce ne sono pochissimi?
non ci sono più, perché non conviene più ai collaboratori di giustizia non pentirsi, ma collaborare con la giustizia. Si collaborava prima con la giustizia, perché collaborando con la giustizia si avevano degli sconti di pena. Oggi basta avere, prendere un buon avvocato, e con gli sconti di pena che si riescono ad avere con rito abbreviato, con patteggiamento, con tutte le possibilità che sono state date per salvare qualcuno dei potenti, perché la legge non è uguale per tutti. Noi non viviamo in un paese in cui la legge è uguale per tutti, noi viviamo in un paese in cui c'è una legge per i potenti, una legge per i deboli. Allora chi ha i mezzi per poter condurre un processo all'infinito arriva sicuramente alla prescrizione, poi il processo breve tronca il processo. E questi criminali, oppure quelli che collaborano con i criminali, quelli che colludono con i criminali, i mezzi per poter allungare un processo a dismisura, soprattutto quando sono anche in grado di fare delle leggi a persone per poter fermare proprio i processi che lo riguardano, quelle cose ci sono sicuramente. È per questo che i collaboratori di giustizia non ci sono più, perché non conviene più pentirsi, basta avere un buon avvocato e si hanno gli stessi sconti di pena e non si è neanche sottoposti alla vendetta della criminalità organizzata, che sapete benissimo che cosa ha fatto con i parenti di Buscetta, con i parenti di tanti dei collaboratori di giustizia che ai tempi di Paolo e di Giovanni Falcone si pentivano, o perlomeno collaboravano con la giustizia per un altro motivo. Collaboravano con la giustizia non solo per avere gli sconti di pena, ma perché vedevano dall'altro lato uno Stato forte, e nel momento in cui il mafioso vede dall'altro lato uno Stato forte può essere spinto a collaborare con la giustizia. Ma come volete che collaborino con la giustizia oggi che si fanno leggi a favore della mafia, oggi che stanno le leggi che vengono fatte nel nostro paese, sono leggi con cui si pagano quelle cambiali che sono state firmate durante quella trattativa, nel corso della trattativa per cui è stato ucciso Paolo Borsellino. Ecco, vedete perché io ho scelto questa agenda rossa per il simbolo del movimento, spazio in tutte le persone che io ho portato attraverso la rete, e che l'unica maniera con cui io, appunto, a meno che non spostarmi da un posto all'altro d'Italia finché ci avrò la forza per farlo, finché ci avrò la voce per guidarlo, ho scelto questa agenda rossa a simbolo della mia sede di giustizia, della mia voglia di giustizia. Perché? Perché questa agenda rossa, vedete, è proprio il simbolo di questa verità a cui non si può arrivare, di questa giustizia che viene negata. Vedete, questa agenda rossa era un'agenda che avevano regalato i carabinieri a Paolo, il corpo e l'anima dei carabinieri, che ogni anno fa un'agenda con l'arma, con il logo dell'arma dei carabinieri, e l'avevano regalata a Paolo, e Paolo la portava sempre con sé. L'aveva con sé anche quel giorno, il 19 luglio del 92, quando andò a chiamare mia mamma, e quando, visto che mia mamma doveva scendere, la lasciò sul sedile posteriore della sua macchina. Uccidere Paolo senza far sparire quell'agenda rossa non sarebbe servito a niente, perché Paolo in quell'agenda scriveva tutto quello che gli rivelavano i collaboratori di giustizia, e gli rivelavano, ripeto, non il nome di Rina, l'organigramma di Capimabri, gli rivelavano la infiltrazione della criminalità organizzata all'interno delle stesse forze dell'ordine. Gli aveva parlato molto di Bruno Contrada, che era il numero 3 dei servizi segreti civili italiani, quegli stessi servizi segreti che gestivano il centro che era al Castello Treveggio, dove sicuramente venne azionato il detonatore. Allora uccidere Paolo senza far sparire quell'agenda non sarebbe servito a nulla. E quindi l'assassino di Paolo fu preparato in quella maniera per permettere anche a qualcuno di sottrarre la borsa contenente quell'agenda. E questa cosa non è che me l'abbia rivelato Paolo in sogno. Di queste cose esistono delle fotografie che mostrano la persona
che si allontana dalla macchina di Paolo, tenendo in mano la borsa di Paolo, che conteneva sicuramente l'agenda. Conteneva sicuramente l'agenda perché, non solo perché Paolo non l'abbandonava mai, ma anche perché la moglie di Paolo, Agnese, vide nel momento in cui Paolo si andò, uscì dalla sua villa di Villa Grazia dei Carini per andare al suo appuntamento con la morte, vide Paolo che apriva la borsa e metteva quell'agenda dentro la borsa. Quindi quella borsa che si vede in quella fotografia dove il capitano Arcangioli, un capitano dei carabinieri, mostra, cammina con quella borsa in mano, sicuramente conteneva l'agenda. Vedete, io non dico che il capitano Arcangioli sia stato lui a sottrarre l'agenda, io dico semplicemente che è necessario che si svolga un processo, la fase dibattimentale di un processo, del quale di fronte all'opinione pubblica si possa sapere che cosa veramente è successo. Io voglio sapere perché dobbiamo sapere tutti dei coniugi di Erba, dobbiamo sapere tutto della Franzoni, dobbiamo sapere tutto di Meredith, che ci vengono mostrati in continuazione ai telegiornali, su tutte a reti unificate, e non dobbiamo sapere niente, e non è stato, non si deve parlare mai quasi sui giornali di quello che veramente, dei processi che veramente interessano. Io voglio sapere quanti di voi sanno che attualmente a Milano c'è un processo al generale Ganzer. Quanti di voi lo sanno? Me lo dite? Me lo dite? Quanti di voi sanno che a Milano c'è un processo al generale Ganzer? E il generale Ganzer, sapete che cos'è? Il generale Ganzer è il capo dei ROS, di un nucleo operativo dei carabinieri, di un servizio dei carabinieri, quello che si potrebbe chiamare il servizio, se volete, dei carabinieri. Io, attenzione, non crediate che io in questo momento parlo contro l'arma dei carabinieri, che è veramente un'arma benemerita, che è veramente un'arma che da sempre ha servito lo Stato e che ha sempre ottenuto onore al motto che c'è nella sua arma, Semper Fidelis. Cioè, non parlo, ma se ci sono delle deviazioni all'interno di un corpo appunto fondamentale come quello dei carabinieri, queste cose devono venire alla luce, devono essere portate all'opinione pubblica. Sapete perché è processato in questa maniera, in questo momento, il comandante in capo dei ROS, il generale Ganzer, e perché il pubblico ministero ha chiesto l'altro giorno, c'era sulla rete soltanto le trovate delle cose, sui giornali le trovate, hanno chiesto 21 anni, per il generale Ganzer, quanto scusi sono di più? 27, l'avvocato Trevisi qui mi corregge giustamente perché è il suo mestiere, 27 anni per associazione a delinquere e per contrabbando di droga, credo che queste siano le imputazioni, forse sicuramente ce ne sono delle altre. Sicuramente delle armi, contrabbando di droghe, di armi, perché il ricavato di quelle cose poi veniva adoperato per contrabbandare le armi. È possibile che noi queste cose non dobbiamo saperle? E sappiamo tutto della Franzoni, sappiamo tutto di Olindo e di Rosa, sappiamo tutto della Meredith. Queste sono le cose che dovremmo leggere. Perché non dobbiamo sapere che il capitano Arcangeli è stato assolto? E non nella fase dibattimentale di un processo, perché al processo, alla fase dibattimentale non si è arrivati, è stato assolto in fase di udienza preliminare, perché un giudice monocratico lo ha assolto, perché nell'ultima udienza, dopo che aveva dato 6 o 7 versioni diverse del perché aveva preso quella borsa, del perché aveva, a chi l'aveva portata, che cosa è successo della borsa, ha detto che era così sconvolto dall'aver dovuto quel giorno camminare nelle pozzanghere di sangue, di aver dovuto calpestare i pezzi dei ragazzi di Paolo, che non può ricordare che cosa è successo. Ma io vi invito, andate sul mio sito, vedete, io ho un sito attraverso il quale cerco di diffondere certe notizie, si chiama 19 luglio 1992.com, e lì c'è quella fotografia che è venuta fuori circa 7 anni dopo la strage di Ramello, perché un giornalista di Antimafia 2000, un giornale
un periodico antimafia, ha trovato questa fotografia in un archivio. Ha trovato la fotografia di Arcangioli che si allontana con quella borsa in mano. Dopodiché sono state fatte altre ricerche e sono state trovate delle riprese di una telecamera, degli spezzoni presi dai diversi cameraman che erano quel giorno in quella, accorsero quel giorno in quella via, dove si riesce a seguire anche il percorso del capitano Arcangelo che si allontana dalla macchina di Paolo e si dirige verso via dell'autonomia siciliana, che è la via che taglia trasversalmente via D'Amelio. Ecco, io voglio che in un processo si arrivi a dibattere che cosa è successo di quella borsa. Come mai quella borsa, quando ritornò due ore dopo sulla macchina di Paolo, c'era dentro un costume bagnato, non so perché Paolo se lo fosse portato, c'era dentro le sigarette di Paolo, c'era dentro la sua batteria di riserva, il suo cellulare, e non c'era più quell'agenda rossa, non c'era più. E nel processo non ci hanno spiegato, visto che il processo non si è svolto, si è chiuso nell'udienza preliminare e il capitano Arcangioli è stato assolto. E io non dico che sia colpevole, ma voglio che nella fase dibattimentale di un processo si arrivi a capire che cosa è successo di quella borsa, non che addirittura nella sentenza venga ipotizzato che l'agenda non ci fosse dentro la borsa, che quell'agenda addirittura non esistesse. Questo sono arrivati a sostenere in una sentenza che grida vendetta davanti agli occhi di tutti. Io dico ancora, protestate anche se Borsellino, che ha testimoniato il fatto e ha detto che Di Paolo mette l'agenda dentro la borsa. Processate noi, processate i fratelli, processate la madre, perché noi solo potevamo sottrarre quell'agenda, perché da Paolo da quell'agenda non si separava mai. E allora processateci, perché abbiamo sottratto e occultato quell'agenda, messa, poi confermata e poi confermata ancora la Cassazione. È stata messa una pietra tombale sulla giustizia, se anche a fronte di prove fotografiche di un reato non si arriva a fare un processo, non si arriva alla fase dibattimentale di un processo. Capite adesso perché ho scelto questa agenda rossa a simbolo della mia lotta per la verità e la giustizia? L'ho scelta perché è il simbolo più evidente del fatto come certi processi non possano andare avanti, come certi processi vengano fermati. Vedete, io vi dico soltanto una cosa: sapete che adesso ci sono le procure di Palermo, le procure di Caltanissetta, che finalmente, grazie alle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, stanno parlando, indagando sulla trattativa, stanno indagando sui livelli superiori, cioè non sui livelli esecutori della strage, di chi controllava il territorio, stanno arrivando a chi veramente ha potuto volere che la strage, a chi interessava che quella strage fosse fatta, che quella strage fosse fatta così in fretta, così anomalmente, in maniera anomala, in fretta, perché non conveniva sicuramente alla mafia ammazzare Paolo, suscitare un'altra reazione dell'opinione pubblica in meno di 57 giorni dopo che era stato ucciso Giovanni Falcone. In un paese come l'Italia, in cui la reazione, le leggi antimafia vengono fatte solo quando ci sono delle stragi, solo quando c'è del sangue, è così che funziona in Italia. Qui le leggi antimafia in Italia si fanno solo sulla spinta dell'opinione pubblica a fronte di stragi. Ci vuole il sangue che scorre per far sì che la gente si scuota dalla sua indifferenza e reagisca. Ed è così che succede in Italia. Sapete, la legge, una delle leggi più importanti per combattere la mafia, la legge sul sequestro, sulla confisca dei beni mafiosi, è una legge che era stata studiata da Pio La Torre, era stata preparata da Pio La Torre, però hanno dovuto uccidere Pio La Torre per poter fare sì che quella legge venisse approvata. E adesso oggi si cerca di tornare indietro, adesso oggi vogliono rimettere in vendita i beni confiscati ai mafiosi. Chi può comprarli? Chi può comprarli? Chi andrebbe a partecipare a un'asta per comprare la villa di Riina, quando si sa che chi si introduce nella villa di Riina le tagliano la mano e li intraprettano? Chi potrebbe andare a competere con quelle persone che hanno, sì, loro, i capitali per poter
riacquisire quei beni. Già oggi spesso i beni che vengono acquisiti, in cui sono magari delle cooperative, eccetera, poi vengono minacciati per gestisce delle cooperative, gli incendiano i macchinari, eccetera. Quindi pensate che cosa significa permettere che questa gente possa riacquistare i propri beni. È per questo che dico che oggi in Italia si stanno pagando delle cambiali. Oggi in Italia tante leggi che vengono fatte sono per pagare le cambiali che sono state contratte nel corso di quella trattativa. E io dico, ma com'è possibile? Per questo io mi indigno tanto quando parlo di questa trattativa. Com'è possibile che lo Stato, che pezzi dello Stato abbiano ritenuto di poter portare avanti una trattativa con l'antistato? Cioè, è la cosa più aberrante che si possa immaginare. Io posso fare della trattativa con un altro Stato, con uno Stato che ragiona secondo i miei stessi principi, ma fare una trattativa con un altro Stato, con chi va avanti a forza di assassini, a forza di stragi, come si può pensare di fare una trattativa con queste persone? Infatti, come è stata portata avanti la trattativa? La trattativa veniva portata avanti dallo Stato, da un lato, attraverso dei suoi emissari, con delle promesse di provvedimenti che alleviassero il 41 bis, che alleviassero le condizioni, che venisse rifatto il maxi processo e così via. Da un lato venivano offerte queste cose sul piatto della bilancia, dall'altro lato che cosa veniva offerto? Dall'altro lato, come volete che tratti l'antistato? Dall'altro lato si trattava con la strage di via dei Giacobbi, dall'altro lato si trattava con la strage di via Palestro. È così che dall'altra parte veniva portata avanti la trattativa. Dall'altro lato si trattava con quello che avrebbe dovuto essere il più spaventoso attentato compiuto in Italia, cioè la strage che era stata preparata allo Stadio Olimpico e che poi non fu diciamo compiuta. Perché? Perché la trattativa a quel punto sicuramente fu chiusa e quindi di conseguenza non c'è più fu bisogno di portarla avanti. Io penso che forse sto andando veramente troppo avanti. Soprattutto vorrei ritornare almeno indietro su una cosa che poi non ho completato. Io spesso, preso da tutto quello che c'ho dentro, magari comincio a parlare di qualcosa e poi non seguo esattamente il filo che stavo seguendo. Attenzione, cioè non fate quello sbaglio che purtroppo viene fatto spesso da chi mi chiede, ma queste sono cose che riguardano voi del sud. Ma dove pensate che la mafia utilizzi i suoi capitali? Sì, qui non ci sono i morti per strada, quindi purtroppo voi non avete gli anticorpi che abbiamo noi al sud per renderci conto di che cosa è la mafia, perché voi qui la mafia non la vedete. Qui la mafia è finanza, cioè o veramente si devono conoscere certi meccanismi oppure non vi accorgete, perché la mafia si è inabissata. La mafia oggi apre centri commerciali, la mafia oggi si insinua all'interno del movimento terra, all'interno dei subappalti, e voi non lo vedete, però la mafia c'è. Perché dove pensate che la mafia possa impiegare questi enormi capitali che è stata in grado di accumulare? In Sicilia dove non ci sono industrie, dove non c'è nulla, dove non ci sarebbe nulla se qualcuno non escogita la possibilità di costruire un ponte tra la mafia e l'andrangheta, tra un altro tipo di mafia, non dove pensate che vengono impiegati questa capitale se non qui al nord? E qui la mafia non vediamo i morti ammazzati per strada. Però pensate soltanto una cosa. Cosa credete? Che se qualcuno acquisisce un'attività industriale e questa attività industriale acquisisce semplicemente per riciclare del denaro, che cosa gli interessa che quell'attività industriale poi vada avanti, che gli operai continuino a lavorare in quell'industria? Non gli interessa nulla. Una volta che è stata ripulito quel denaro, poi per l'attività industriale può essere dismessa e la gente perde il lavoro a 50 anni. I padri spesso licenziati a quell'età non hanno
la possibilità poi di ritrovare un lavoro, e non credete che sia peggio che morire ammazzati, non essere in grado di poter pagare il mutuo della propria casa, poter continuare a far studiare i propri figli. Sono morti che non si vedono, sono morti che non si vedono, ma sono morti che ci sono. E poi vedete, non è che certe cose qui non succedono, perché vedete, non poco tempo fa a Ponteranica, un paese qui del Bergamasco, una casa che era stata intitolata a Peppino Impastato è stata tolta perché quella biblioteca doveva essere dedicata a un personaggio locale. Poi non hanno potuto neanche dedicarla, non perché non ci fosse il personaggio, ma la dovevano dedicare a chi non era neanche stato morto da abbastanza tempo per potergli dedicare un'aula. Vedete, ma non è questo il problema. Io quest'anno con le mie agende rosse, il 9 maggio, andrò a Cinisi, porterò tutte le mie agende rosse a Cinisi a chiedere scusa a Peppino Impastato che è stato per quello che è stato fatto qui nel nord, dove io sono venuto, per cui io lontano dalla madre. Andrò a chiedere perdono a Peppino Impastato per questo, portando le mie agende rosse. Però questo non basta, perché non hanno solo tolto quella lapide, hanno anche tagliato un olivo alla base. L'ho visto la fotografia sulla rete, c'era un olivo che era stato posto e dedicato a Peppino Impastato, l'hanno tagliato alla base, hanno mutuato dalla mafia, dalla criminalità organizzata i metodi che vengono adoperati in Sicilia per intimidire chi non vuole cedere alle minacce della mafia. Questo fanno in Sicilia, questo fanno al sud. Tagliano gli olivi, strappano le vigne a chi non si piega al volere della mafia. E qui, nel nostro civile nord, tagliano, mutuano da questi mafiosi i metodi che adoperano senza nessun motivo. Peppino Impastato è morto, non può. Ma Peppino Impastato è morto, ma è molto più vivo di certa gente che ancora cammina, che ancora siede nell'aula del nostro Parlamento. E quindi forse per questo hanno paura di lui, e per questo ringraziamo Borsellino, che è stato veramente molto esaustivo e ci ha fatto anche un po' emozionare. Adesso darò la parola al nostro moderatore. Grazie. Ragazzi saranno un po' protagonisti della serata. Abbiamo le domande, quelle dei ragazzi, quelle più a bruciapelo, loro hanno provato a riflettere un po' in autonomia, un po' così. Parto da Roberta, quindi poi gli altri passo il microfono, si presentano e fanno a bruciapelo la domanda e sentiamo la risposta, d'accordo? Perché secondo lei oggi Roberto Saviano viene dice perché Roberto Saviano oggi venne chiamato un padre dei cittadini. Vedi, il vero problema non è una cosa abbastanza normale, che i cittadini come la Campania, che è una regione in cui lo Stato praticamente non esiste, in cui lo Stato è stato sostituito dallo Stato, è abbastanza normale che in una regione in cui lo Stato praticamente ha ceduto anche il controllo del territorio ad ogni Stato, in una regione in cui quel poco di lavoro che c'è spesso viene assicurato dalla camorra, anche se il lavoro si chiama lì spacciare la droga, ma in questa maniera i ragazzi di 15 anni, di 14 anni, di 12 anni, prendono i cortili della droga che sono guadagnati, quindi ormai vivono in un contesto nel quale per questo possono chiamare infame una persona come Saviano. Ma io ritengo che il vero problema non sia quello. Il vero problema è che il Presidente del Consiglio dica che Saviano, sono i libri come quelli che scrive Saviano, il vero problema non è la morte, non è la mafia. Io credo che il vero problema sia quello, che un Presidente del Consiglio possa affermare che il vero problema non è la mafia, che non esiste, non è il che o perlomeno che non è il pericoloso.
brucia i mali del nostro tempo, ma è anche un ottimo scrittore. Quello, ma c'erano tanti di quanti due avevano scritto le stesse cose, solo che non hanno balzate all'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi io ti dico che il fatto che ci siano dei concittadini di Saviano, i quali dicano quelle cose, è sicuramente una cosa sbagliatissima, ma non si può capire perché succede. Perché lì non lo Stato manca, perché lì lo Stato non fa quello che dovrebbe fare. Quindi lì le persone pensano che Saviano abbia denigrato il popolo del paese, abbia denigrato la campagna. Ma fino a quando lo pensano dei ragazzini, della gente ignorante, deve essere quelli che lo dicono, ma della gente che magari i cui proventi provengono solo da noi. È una cosa che non è giustificabile, ma che si può almeno capire. Ma tu mi dici perché un presidente del Consiglio invece abbia potuto dire che il male non è la mafia, il male non è la Francia, ma il male che sappiamo scrive di Dina Morra, il male è qualcosa di grande, il male sono le fisce che presentano le cose che vedete del partito hanno mandato la storia della madre. Io credo che il vero problema sia questo, non che se la gente spesso non completa, chiama, sappiamo con quegli appellativi, che sono gli stessi appellativi che ho dato a una Sicilia per Buscetto, con un anno in fanno, semplicemente perché loro hanno lavorato con lo Stato, perché dal loro punto di vista è in fanno. Io credo che il vero problema sia che il Presidente del Consiglio ha perso delle vergognose affermazioni che ha avuto il coraggio di affermare. Dalle forze dell'ordine, che cosa fa? Allora, oggi lo Stato sta facendo tanto, nel senso che, come vedete, oggi tanti sono stati assicurati dalla giustizia, tanti diciamo che erano tra i latitanti più in vista al primo modo dell'esame. Il problema sai qual è? Che c'è un qualcuno che si gloria di queste cose che vengono fatte, si presentandolo come successi del governo, ma non è il governo che cattura i latitanti vengono catturati dalle forze dell'ordine, vengono catturati dai carabinieri, dai poliziotti, che nonostante tutto, nonostante gli vengano tolti addirittura i mezzi, oggi tre volanti, una volante su tre non può circolare perché la polizia non ha abbastanza soldi per comprare la benzina, perché vengono sottratti i fondi che dovrebbero essere invece dedicati per aumentare, per permettere di intensificare la lotta alla mafia. Oggi lo Stato che cosa fa? Oggi purtroppo lo Stato toglie la possibilità ai magistrati di indagare, togliendogli la possibilità di effettuare le intercettazioni. Oggi purtroppo lo Stato toglie fondi alla giustizia. Oggi purtroppo lo Stato fa leggi che per favorire delle persone purtroppo stanno mettendo in condizione la giustizia di non funzionare più. Il processo breve sarà un grandissimo problema, perché impedirà, per esempio, tanto per farti un esempio, impedirà di far sì che le vittime di quello che è successo a Viareggio possano essere risarcite, perché sicuramente chi gestirà quel processo sarà in grado di allungare tanto i tempi di quel processo, per cui la gente non riuscirà a avere giustizia. Questo purtroppo fa una parte di Stato. Per fortuna ci sono altre parti di Stato, e ripeto, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, i nuclei investigativi dei carabinieri, non sicuramente quelli che dipendono dal generale Ganzer, almeno fino a quando no, io ancora non, in effetti non sono in grado di parlare, bisogna prima aspettare
il grado definitivo di giudizio, prima di poter dire qualcosa, ma in un paese in cui il grado definitivo di giudizio magari arriva 15 anni dopo di quando è dovuto arrivare, allora spesso si è costretti ad emettere dei giudizi anche prima di avere il definitivo grado di giudizio. Quindi lo Stato sta facendo tanto, ma attenzione allo Stato, lo Stato è una cosa, una parola che congloba al suo interno molte cose. Le forze dell'ordine stanno lavorando e sono quelle, la squadra catturante di Palermo, la polizia in Sicilia, quelle in Campania, i carabinieri che stanno riuscendo a infliggere certi colpi alla criminalità organizzata. Purtroppo io ritengo che ci sono altre parti di Stato che invece remano in direzione ostinatamente contraria. Proviamo a fare un passo indietro adesso, vediamo un po' cosa ci propone Alice. Nel 1992 sono stati uccisi due grandi esponenti della legalità importanti, prima Giovanni Falcone e poi suo fratello Paolo. Secondo lei da allora cosa è cambiato? Guarda, allora io avevo interrotto poco fa un discorso che ho cominciato a parlare e poi, come spesso mi succede, sono stati presi da altri moti dell'animo che mi hanno portato su un altro campo. Io ripeto, subito dopo la morte di Paolo è successo qualcosa in Italia di incredibile. Ci fu una reazione della coscienza civile veramente forte, per cui sembrava che veramente stesse cambiando tanto. E veramente qualche cosa è cambiato, perché quando prima che ci fossero quelle stragi, fenomeni come quello di organizzazioni giovanili come Addio Pizzo, come Ammazzateci Tutti, come tanti gruppi giovanili che sono sorti in Sicilia, giovanili e non soltanto giovanili, cioè come movimenti della società civile come Libera, come tanti ce ne sono che hanno reagito fortemente a fronte di queste stragi per la legalità, per portare avanti la legalità nel nostro paese, prima sicuramente non c'erano. Vedi, al mio fratello dicevo che prima le cose erano tali a Palermo, certe cose veramente, soprattutto tra i giovani, non c'era un certo tipo di coscienza, tanto che Paolo dice che quando aveva 12 anni lui ammirava il suo compagno di banco perché si diceva che fosse figlio di un boss. E di conseguenza era una persona che aveva il potere e di conseguenza era da ammirare. Quindi se un ragazzino come Paolo, che pure viveva in una famiglia che sicuramente non era diciamo dalla parte della criminalità organizzata, però poteva arrivare a pensare questo, capisci com'è, qual era lo stato in cui si poteva vivere. Però erano tempi in cui la Chiesa diceva che il cardinale Ruffini, che allora era il cardinale di Palermo, diceva, esattamente come dicono certi altri personaggi oggi, che la mafia era un'invenzione dei comunisti per denigrare la nostra bella Sicilia. Questo diceva, la stessa cosa dicevano alcuni politici che andavano per la maggiore in Sicilia. Oggi sicuramente qual tanto è cambiato tanto nella reazione della gente, nella reazione dei giovani, e stanno In questo diciamo si sta avverando quello che diceva e sperava Paolo. Vedi, io avrei voluto leggerla, l'ultima lettera che scrisse Paolo, la scrisse proprio la mattina del 19 luglio del 1992. In quella lettera Paolo, dopo aver detto delle frasi, una frase terribile che ci dice che cos'era la sua vita in quei giorni, Paolo all'inizio di questa lettera dice queste parole, dice: la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata ed io non ho più tempo da dedicare neanche ai miei figli, perché dormono al mattino quando esco da casa e al mio rientro quasi sempre in una notturna e li trovo nuovamente addormentati. Quella era la vita di Paolo in quei giorni. Paolo non riusciva neanche a vedere i suoi figli, ma non solo, stava facendo qualcosa di molto peggiore. Da un certo punto di vista Paolo stava cercando di allontanarsi affettivamente dai suoi figli. La figlia Fiammetta dice, e lui lo confidò anche a mia mamma, che Paolo non faceva più le coccole alla sua figlia, in parte
particolare alla sua figlia più piccola, perché pensava che in questa maniera, nel momento in cui l'avessero ammazzato, i suoi figli avrebbero potuto soffrire di meno della sua morte. Sembrano le parole di un pazzo, ma non è un pazzo, è un pazzo, è una persona che sa di dover morire, e la cosa che gli dispiace di più è abbandonare i suoi figli, e di conseguenza arriva a pensare questo. Però Paolo, alla fine di quella sua lettera, dice una cosa che anche questo sembra incredibile. Dice, ed è il giorno in cui lui quasi sa che lo ammazzeranno, perché sa che è arrivato il ritorno per lui, dice queste parole, che sono parole che io vi ripeto perché sono indirizzate ai giovani come voi. Paolo dice, sono ottimista, perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Vedi, quindi Paolo affida la sua speranza e affida il suo ottimismo ai giovani, perché pensa che solo con un completo ricambio generazionale in effetti la mafia potrà essere sconfitta. Allora che cosa è cambiato? È cambiato, da un lato alcune cose sono cambiate in meglio, cioè era impensabile quando io ero un ragazzo che ci fossero in Sicilia e in Italia dei movimenti di giovani che combattono per la legalità, combattono contro l'illegalità, perché io preferisco dire questo, preferisco dire combattono contro la legalità piuttosto parlare di legalità, perché purtroppo la legalità oggi in Italia non sappiamo più esattamente che cosa sia, perché se legalità è respingere quei poveri disperati che cercano di arrivare in Italia sfuggendo alla fame che hanno di cui soffrono al loro paese, sfuggendo alle persecuzioni di cui sono vittime nel loro paese, se legalità è distruggere i campi rom senza dare un adeguato rifugio a chi abitava in quelle baracche, se legalità è prendere le impronte digitali ai figli dei rom come se fossero solo loro i soli possibili delinquenti che ci sono in Italia, se la legalità è quello, io preferisco parlare di lotta alla legalità piuttosto di legalità, visto che anche alle parole stanno cambiando il nome in questo paese. Però ripeto, quello che veramente è cambiato è la coscienza di tante persone. Purtroppo, questo in positivo, purtroppo al contrario dal punto di vista del nostro Stato, degli organi del nostro Stato, sta avvenendo esattamente il contrario. Oggi purtroppo in Italia si sta distruggendo la nostra Costituzione. Oggi purtroppo in Italia non possiamo dirci più di vivere in un paese in cui la legge vuole per tutti. Ripeto, viviamo in un paese in cui c'è una legge per i potenti e una legge per i deboli. Oggi purtroppo in Italia non esistono più, come vorrebbe la nostra Costituzione, tre poteri separati, il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario. Oggi c'è chi dice che i magistrati, per poter fare dei magistrati, devono essere dei deviati mentali. Oggi c'è chi proclama Vittorio Mangano eroe, proclamando eroismo, l'omertà. Oggi purtroppo è questo le cose a cui assistiamo nel nostro paese. Quindi io che arrivai a dire, come dissi prima, che ringraziavo Dio di aver fatto morire Paolo, se la sua morte poteva servire a cambiare il nostro paese, oggi purtroppo devo dire che ringrazio Dio che Paolo sia morto e che non possa vedere il baratro nel quale sta sempre più velocemente scivolando. Perché secondo me di qua c'è una domanda interessante, quella fatta da Matteo. Quale potrebbe essere oggi una situazione che potrebbe essere definita mafia? E aggiungo io, perché c'è un assente, che cos'è la mafia e chi è un mafioso? Che cos'è la mafia e che cos'è un mafioso? Ci potrebbe essere una risposta semplice. La mafia è Totorina, la mafia è Provenzano, la mafia è quelle persone che sono affiliate alla mafia e per le quali esiste un preciso rituale che permette di
zona e appartiene a quella famiglia mafiosa. Il problema è che la mafia non è quella, la mafia è quella, quello che è veramente pericolosa non è le persone affiliate alla mafia, che alla fine sono un numero esiguo di persone. Quello che è il braccio armato della mafia, alla fine, guarda che se tu conti le persone che appartengono alle famiglie mafiose, non sono più di qualche migliaio, cioè sarebbe un'organizzazione che potrebbe essere sicuramente sconfitta, e potrebbe essere sconfitta se lo Stato avesse veramente la volontà di sconfiggere la mafia, lo Stato avesse veramente la volontà di sconfiggere la criminalità organizzata. Purtroppo la verità è che il problema non è la mafia, ma è le persone che colludono con la mafia. Perché fino a quando ci saranno persone, e ci sono in Sicilia sicuramente, ma non solo in Sicilia, ci sono nelle nostre regioni del sud, ma ci sono anche, e non soltanto lì, fino a quando ci saranno delle persone che con la mafia collaborano, che con la mafia fanno affari, che con la mafia colludono, la mafia non potrà essere sconfitta. La mafia non potrà essere sconfitta, perché quello è il male. La mafia, tu pensi che la mafia sia come i pesci, è quello che c'è attorno al mare. Allora il pesce tirato fuori dal mare non può sopravvivere. Allora il mare, l'acqua, è tutto quello che sta attorno alla mafia, tutte quelle persone che fanno parte della borghesia, fanno parte della politica, fanno parte dell'imprenditoria, ma che con la mafia fanno affari, con la mafia colludono, ai quali conviene che la mafia ci sia, perché sono quelle cose alle quali loro si appoggiano. Questo è il vero pericolo, e fino a quando non cambierà la mentalità della gente, per cui capirà che la mafia deve essere isolata, fino a quando ciascuno di noi, sai cosa diceva Rita Atria? Rita Atria era una ragazza, non era una pentita, perché non aveva niente da pentirsi. Rita Atria aveva l'unico problema di essere nata in una famiglia mafiosa, suo papà era mafioso, suo fratello era un mafioso, tutti erano dei mafiosi, dei capi mafia proprio. Rita Atria si andò a raccontare proprio a Paolo Borsellino tutto quello che succedeva all'interno della sua famiglia, e Paolo aveva preso tutta la sua protezione, e lei solo con Paolo doveva parlare. Quando poi Paolo venne ucciso il 19 luglio del 92, Rita Atria aspettò solo 3 giorni, poi si buttò dalla finestra del appartamento dove avrebbe dovuto essere protetta a Roma. Rita Atria scrisse nel suo diario questa cosa: la mafia potrà essere sconfitta semplicemente quando ciascuno di noi avrà sconfitto quella parte di mafia che sta dentro di noi. Ed è una grandissima verità. Semplicemente quando ciascuno di noi, diciamo, avrà lottato contro quelle cose di cui spesso non ci accorgiamo, Vedi, se tu vai a comprare dei cibi per la strada, dei PC, dei CD che sono pubblicati, copiati, anche tu favorisci la mafia, Voi non avete ancora l'età, ma se, almeno spero che non andate nelle discoteche ad assumere pillole di ecstasy o qualcosa del genere, ma se i ragazzi di 18 anni scendono alle discoteche e vanno a comprare delle pillole, tutto quel traffico è in mano alla mafia. E di conseguenza anche in quella maniera si favorisce la criminalità organizzata. Si può cominciare da ragazzi a lottare contro la mafia. Perché se tu vai a comprare, se quando sarai più grande vorrai comprare una radio per la tua macchina, e la potrai andare a comprare non al negozio, ma lì dove la vendono di seconda mano. E quella cosa, chi credi che in mano che sia, anche in quella maniera tu favorisci la criminalità organizzata. Se tu compri una bicicletta, la compri non al negozio, ma la compri da chi quella bicicletta te la offre a prezzo diverso, anche quelle cose sono in mano alla criminalità organizzata. Quindi purtroppo, ripeto, la mafia non è Totorrina, la mafia non è Provenzano, la mafia non è un amministratore che favorisce un'impresa mafiosa perché da quella riceve una tangente, riceve dei benefici economici. Questo è il vero pericolo della mafia. Non è la mafia in se stessa, ma è l'insinuarsi della mafia all'interno dell'amministrazione, all'interno della società, all'interno della borghesia, all'interno della società civile. Questo è il vero pericolo della mafia.
Adesso proviamo a cambiare un po' tema, cioè, proviamo a sentire. Dopo la morte di suo fratello, qual è stato il motivo che l'ha spinto a portare avanti la sua battaglia? Ma guarda, io te l'ho detto prima, l'ho accennato almeno, io dopo la morte di Paolo, cioè, ho avuto dei grossissimi rimorsi, Io, quando morì mio fratello, mi resi conto come io, come avevo detto prima, ero fuggito dalla mia terra, per, credendo di riuscire in quella maniera a fuggire da un paese in cui non pensavo di poter vivere. Pensavo in questa maniera di aver risolto i miei problemi, andando venendo al nord, facendo nascere i miei figli al nord, lavorando al nord. Poi mi sono accorto che invece era, questa era semplicemente un'illusione. Allora l'ho vissuto come, come una colpa, l'ho vissuto quasi come se io avessi abbandonato mio fratello. Io magari se fossi rimasto in Sicilia con la mia professione, con l'ingegnere, facendo l'ingegnere, non è che avrei potuto stare vicino a mio fratello o combattere per lui, non ero né un poliziotto, né un magistrato, né qualcosa di simile, per cui forse non gli sarei stato di nessuna utilità. Però capisci che se ammazzano mio fratello e l'ammazzano a 1500 km da dove abito io e io sto al sicuro nella mia casa, invece lui continua a lottare lì, io lo trovo con un rimorso e ho avuto dei grossissimi rimorsi proprio per essere scappato da Palermo. Ho cercato quasi di riscattarmi e l'ho fatto per parecchi anni dopo la morte di Paolo, cercando di dargli quella voce che lui non aveva più, cercando di fare, come dicevano i ragazzi, fare camminare le sue idee sulle mie gambe che non avevo più. Ecco, l'ho fatto per parecchi anni, poi a poco, quando mi sono accorto che quella che pensavo che fosse l'alba del nostro paese, invece non era altro che un miraggio, quando a poco mi sono accorto che quella che era stata la reazione della gente stava di nuovo invece cadendo nell'indifferenza di oggigiorno, quando mi sono accorto che tutto stava ritornando non come prima, ma addirittura come peggio di prima, io ho smesso di parlare. Io sono stato, dopo i primi anni in cui andavo a parlare, soprattutto nelle scuole, perché Paolo andava anche con, rubava il tempo al suo lavoro e alla sua famiglia per andare a parlare nelle scuole. Allora io nel mio piccolo cercavo di fare quello che non poteva più fare e andavo tanto nelle scuole a parlare. Poi, quando mi sono accorto che non avevo più il diritto di parlare nel nome di Paolo, perché se io andavo in una scuola e parlavo ai ragazzi di Speranza, parlavo ai ragazzi di Senza dello Stato, parlavo a quei ragazzi di quelle cose di cui parlava Paolo, io lo potevo fare e l'ho potuto fare fino a quando quelle cose erano anche dentro di me. Ma nel momento in cui io avevo perso la speranza, nel momento in cui io non avevo più fiducia nell'istituzione dello Stato, anzi addirittura cominciai a credere, a pensare, a capire come mio fratello fosse stato ucciso da pezzi dello Stato, come pensi che potevo farlo? Andare a parlare ai giovani e parlare loro di speranza se io quella speranza non ce l'avevo più dentro di me? Come potevo andare a parlare di Senso dello Stato, di istituzioni ai ragazzi quando io quelle istituzioni non ci credevo più? Come potevo io parlare in nome di mio fratello che fino all'ultimo giorno della sua vita avevo scritto quelle parole che ti ho detto prima, sono ottimista, quando io invece la speranza non ce l'avevo più? E allora io che, ripeto, riuscivo a parlare, io non ho mai parlato alla gente solo perché sentivo Paolo dietro di me che mi suggeriva le parole, nel momento in cui io mi sono reso conto che se io avessi detto quello che veramente avevo dentro, mio fratello mi avrebbe dato un calcio nel sedere nel momento in cui mi sentiva parlare, perché mi avrebbe detto: ma tu come parli in nome mio e al posto mio e dici queste cose quando io fino all'ultimo giorno della mia vita ho sperato, ho creduto? E allora sono stato 7 anni in silenzio, per 7 anni non ho più parlato. Ho dovuto affrontare qualche cosa, una lotta con me stesso, ho dovuto fare, per ritrovare me stesso, ho dovuto fare il cammino di Santiago. E l'ho fatto da solo, però come se fossi insieme a Paolo. Ho fatto 800 km a piedi pensando di farlo insieme a Paolo. Mi ero portato addirittura
le credenziali di Paolo, che sono delle credenziali, sono del un foglio che ti danno per poter essere ospitato negli ostelli, che non danno mai ai morti, ma che per Paolo avevano fatto un'eccezione. E quando io in Spagna, in Rioja, in Navarra, andavo negli ostelli e portavo la credenziale di Paolo, con la foto di Paolo, sai che c'era della gente che Paolo non aveva mai conosciuto, gli ospitaleros, quelli che accogliono i pellegrini, quelle strade che vedevano la foto di Paolo, vedevano il nome di Paolo e scoppiavano a piangere. E allora io in questa maniera sono riuscito a ritrovare me stesso e ho ricominciato a parlare. Solo che, come capirai dalla cosa che dico oggi se riesco a parlare, se riesco di non a parlare, non è più la speranza che mi spinge a parlare. Ora è la rabbia che mi spinge a parlare. Prima era la speranza che mi spingeva, adesso è la rabbia. Oggi è la rabbia perché, ripeto, a 18 anni dopo la morte di Paolo, dopo quell'assassinio, ancora non è stata fatta giustizia. Oggi è la rabbia che mi spinge a gridare, a parlare, a cercare la verità e a cercare giustizia. E quindi, soprattutto quando ho ricominciato a parlare 4 anni fa, non andavo più nelle scuole. Non andavo più nelle scuole perché ritenevo che le cose che ora dicevo, le cose che ora di cui riuscivo a parlare, non erano cose di cui potevo parlare a dei ragazzi della vostra età. Perché vedi, non puoi parlare a dei ragazzi della tua sfiducia nelle istituzioni. Ai ragazzi prima bisogna dare il senso delle istituzioni, bisogna che abbiano ben forte il senso dello Stato, prima di potervi dire che all'interno dello Stato ci possono anche essere dei pezzi deviati. E allora che glielo puoi dire? Non prima di parlare di rabbia, devi parlare di speranza. Io di speranza non ero più in grado di parlare. Poi mi è successa una cosa però incredibile. Mi è successo che, ricominciando a parlare, io ho conosciuto, ricominciando soprattutto a parlare attraverso la rete, io ho conosciuto tanti ragazzi anche di 13 anni, di 14 anni, che mi scrivevano delle lettere, e mi scrivevano delle cose bellissime. Non ho il tempo, altrimenti vi leggerei una lettera bellissima che mi ha scritto una ragazza, dove non era una lettera scritta a me, era una lettera scritta a Paolo, l'ha trovata sul mio sito, è una lettera bellissima. E io, attraverso il mio contatto con questi ragazzi, mi è successo che ho ritrovato la speranza, soprattutto perché ho capito una cosa, che io non dovevo ancora una volta essere egoista, cioè la speranza nutrirla per me, cioè perché io riuscissi a avere giustizia, perché io riuscissi a sapere la verità e a ottenere la verità. Ho capito che io questa lotta la devo condurre per gli altri, per i ragazzi, per quelli come voi, che hanno diritto di avere un futuro, hanno diritto di vivere in un paese in cui possono avere un futuro che sia degno di questo nome. E quindi a questo punto la speranza l'ho ritrovata. Ho capito che cosa voleva dire Paolo, il quale nell'ultimo giorno della sua vita dice sono ottimista, ma non poteva dire sono ottimista per me, perché è il giorno in cui è arrivato il carico di tritolo per lui. Lui diceva sono ottimista perché era ottimista per voi, per i giovani, perché sperava anche lui, il suo ottimismo si fondava sul fatto che i giovani, quei giovani che lui dice quando saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto, potessero loro vivere in un paese diverso, potessero loro avere un futuro. Quindi io 18 anni dopo ho capito che cosa intendeva mio fratello quando nell'ultima sua lettera scrivevo quelle parole, come la speranza io devo ancora averla, devo ancora nutrirla, e quella speranza deve essere che non io, ma i miei figli, i miei nipoti, i figli dei miei figli, voi, i figli di quelli che oggi, dei vostri genitori, degli adulti che sono qui, riescano un giorno a vivere in un paese diverso, che sia liberato da questo cancro che purtroppo oggi devono essere. Accadere ciò che è successo su fratello?
sentiamo la terza. Come si è ricordato? Allora dopo. Faccio fatica a convenzionare. Se la questa domanda mi rispondere subito. Guarda, io non ho paura, io ho speranza che io possa diventare così pericolosa per quello che faccio che qualcuno possa desiderare di eliminarmi. Cioè io ho speranza di farlo, perché se veramente qualcuno potrà pensare che io sia quello da eliminarmi, allora avrò pagato il debito che ho con mio fratello di averlo abbandonato, alla Sicilia mentre lui rimaneva lì a lottare. Che ricordo di mio fratello, e mio fratello purtroppo i ricordi sono affidati a quando io ero ragazzo, perché io sono andato via da Palermo per 17 anni e con mio fratello eravamo molto legati, ma questo legame è stato vissuto anche di stare insieme, di giocare insieme, di avere gli stessi amici fino a quando io sono rimasto a Palermo. Poi purtroppo me ne sono andato via. Io oggi purtroppo devo andare cercando i pezzi di mio fratello nelle persone che hanno vissuto insieme a lui e che quindi possono ricordare tante cose che io di mio fratello mi sono perduto. Io, essendo andato via, penso a mio fratello, era così preso dal suo lavoro che spesso ci vedevamo semplicemente in questa maniera. Lui magari doveva andare in Svizzera a interrogare un collaboratore di giustizia, allora diceva che passava all'aeroporto, che si fermava a Linate o a Malpensa prima di prendere l'altro aereo. Io allora andavo lì, andavo a trovare, e gli unici momenti per cui potevamo parlare erano quelli lì, perché poi magari io quando andavo a Palermo e in ferie, lui intanto era il periodo in cui andava, aveva preso le ferie anche lui, o era magari in America o in Brasile, perché mio fratello con il suo lavoro spesso veniva chiamato anche a illustrare i metodi con cui combatteva la criminalità organizzata, lui come Falcone anche al di fuori dal nostro paese. E quindi pochi sono state le occasioni in cui veramente abbiamo potuto stare ancora insieme dopo, quando io a 27 anni sono stato qui. Per fortuna Dio ha voluto donarci un'ultima occasione di stare insieme, proprio tra Natale e Capodanno del 91, mio fratello mi telefonò e mi disse che sarebbe andato a passare il fine d'anno, Natale e il fine dell'anno ad Ambo, in una stazione sciistica del Trentino, e mi disse se anche io volevo andare lì. Io ovviamente ci andai, e questo fu il regalo che ci fece Dio di poter passare il nostro ultimo Capodanno e il nostro ultimo Natale insieme. Poi Paolo, avremmo dovuto anche stare ancora insieme, dovevamo andare a Innsbruck, ricordo, e poi Paolo invece si dovette allontanare perché ci fu una strage mafiosa a Palma di Montechiaro e Paolo dovette partire di fretta e andare lì. Ecco, quella fu l'ultima volta che lo vidi. Io poi rividi mio fratello in quelle tante spezzoni nei telegiornali, dopo la morte di Falcone, e ti giuro che Paolo, rispetto a quando io l'avevo visto appena 6 mesi prima, sembrava avesse 20 anni di più, gli si erano spenti gli occhi, aveva cambiato viso, proprio non era più quel Paolo che io conoscevo, perché era una persona che sapeva che l'avrebbero ammazzato, sapeva che ormai la sua morte era annunciata. In quei giorni Paolo diceva, continuava a dire in maniera quasi ossessiva a mia mamma, diceva: devo fare in fretta, devo fare in fretta, devo fare in fretta, perché sapeva che avrebbero ammazzato anche lui. E quindi pensi come possa vivere una persona che addirittura rinuncia a carezzare i suoi figli che possono soffrire di meno quando lui muore. Quindi altri ricordi io di Paolo, ma sono ricordi che di quando eravamo ragazzi, sono ricordi che conservo dentro il mio cuore, di cui non voglio parlare. Ne potrò parlare quando avrò potuto piangere mio fratello e quando avrò potuto seppellire mio fratello. Fino ad ora di quelle cose non parlerà nessuno. Chiamone un altro.
un cognome come il suo? Si vive un cognome molto pesante, perché tu hai una grossa responsabilità a cui, diciamo, devi sottostare. Vedi, se io mi chiamassi, a me spesso mi cercano di spingermi ad andare, dici perché non ti candidi in politica, ma come pensi che possa io vedi, se mi chiamassi Brambilla, se mi chiamassi Cotugno, ne potrei anche pensare di fare una cosa del genere, ma come pensi che io possa pensare a fare un passo del genere? Io mi chiamo Borsellino, il nome Borsellino è un nome di tutti gli italiani. Tu non puoi fare diventare quel nome un nome di parte, perché inevitabilmente, se entri in politica, in qualche maniera diventa un nome di parte. Io infatti ho fatto uno sbaglio, vedi? In un certo momento, io questo simbolo della gente rossa, io ritengo di aver individuato un partito che ritenevo che potesse essere in Italia il partito della gente onesta, il partito della giustizia, il partito che, diciamo, stesse vicino ai magistrati, che appoggiasse i magistrati, e quindi di conseguenza mi sono in qualche maniera avvicinato a quel partito, non iscritto eccetera, però sono andato a qualche manifestazione del partito portando la mia agenda rossa. Poi è successo quello che inevitabilmente doveva succedere, che questo partito ha cercato di appropriarsi di questa agenda rossa, di adoperarlo come simbolo, e questo partito, che io avevo ritenuto che potesse essere il partito della giustizia, invece ha candidato in alcune regioni del nostro paese, in Campania, nelle Marche, delle persone che sicuramente non erano rispecchiata, avevano qualche problema appunto della giustizia. Allora ho rimediato al mio sbaglio, mi sono dissociato da questo passo che avevo fatto, e ho detto che il mio movimento, il movimento della gente rossa, non si avvicinerà più a nessuna parte politica, non si avvicinerà più a nessun partito politico. Adesso, non perché la politica sia una cosa sbagliata, perché la politica sia una cosa sporca, ma perché purtroppo la politica l'hanno fatta diventare in Italia una cosa anche sporca, perché purtroppo, se si cerca di sfruttare un simbolo, che è simbolo di giustizia, per portare, intanto però si candida delle persone che si hanno a che fare con la giustizia, allora le due cose non sono compatibili. Io spingo i giovani a interessarsi alla politica, però perché la politica possa cambiare, spingo i giovani a entrare alla politica per cambiarla dall'interno, perché parlare solo contro la politica e limitarsi a quello non serve a nulla. Dobbiamo, ciascuno di noi deve impegnarsi, a voi ancora siete troppo piccoli, ma crescendo dovete cercare di impegnarvi, a cominciare dalle organizzazioni di quartiere, consigli di zona, a interessarvi di quello che era la politica, di quello che è il significato della nuova politica. La politica viene da polis, è la città, dal governo della città. In comunità la politica si comincia anche da ragazzi, da studenti, diciamo, mettendosi insieme, discutendo, facendo dei giornalini della scuola, scrivendo di quello che si vuole comunicare agli altri. Anche quella è politica. La politica non dobbiamo intendere come i partiti politici. Purtroppo sì, in Italia la politica è diventata quella, purtroppo è diventata quella da quando noi non possiamo più nemmeno votare. Voi oggi che età avete? Spesso avete 14-15 anni. Ecco, voi quindi pensate già 4 anni, finalmente potremo votare, potremo anche noi partecipare alla vita politica del nostro paese. Ecco, vi illudete ragazzi. Voi non potrete fare quello che sarebbe giusto che potreste fare, perché fino a quando noi in Italia verremo trattati come degli analfabeti, perché così che veniamo trattati. Sai cosa significa oggi votare in una elezione politica? Significa andare in una cabina, ti danno una scheda e tu puoi mettere una croce. Esattamente come firmavano gli analfabeti, la gente che non sapeva scrivere, mettevano una croce. Questo è tutto quello che ci permettono di fare. Ed è così che purtroppo al Parlamento italiano siedono almeno 20 persone che sono state condannate in primo grado, in secondo grado, forse che 20, credo che dico una cifra approssimata molto per difetto, perché noi non possiamo scegliere 20 via definitiva. 70 condannati, vedi, non sono aggiornato, 70 condannati, ma 20 già in via definitiva.
persone che vengono elette vengono scelte dai segretari dei partiti e spesso viene scelta la gente più ricattabile, la gente che essendo più ricattabile ti può meglio permettere di esercitare il potere. Sono parole, delle parole dure, che dico, parole diciamo che sicuramente io ho qualche remola a dire a dei ragazzi della vostra età, ma forse è meglio che vi rendiate conto di quello che è il nostro paese, che già da adesso, già nelle scuole, già in qualche maniera, già con le domande che fate agli insegnanti, con quelle cose che vi interessate, potete, con i libri che leggete, possiate cominciare a combattere già da adesso, perché la lotta è lunga e la lotta sarà lunga. E quindi è necessario soprattutto che voi facciate quella cosa che è in questo momento il vostro lavoro, studiare, quello è il vostro compito in questa maniera, perché studiare vi permette di crescere e di conseguenza poi di poter fare parte attiva della vita politica del nostro paese. Prima di dare la parola al pubblico e sentire qualche domanda, faccio io una domanda tecnica quasi, mi permetto. Cioè, abbiamo sentito cos'è stata l'agenda rossa fino al 19 luglio 1992. Da dopo il 19 luglio, che cosa è diventata? Guarda, io da quando, scusate se mi sento, ma ho un dolore qua dietro, da quando diciamo dopo ho deciso di ricominciare a parlare, io poiché diciamo io purtroppo dopo certe cose che ho cominciato a scrivere, soprattutto dopo la prima lettera che scrissi 19 luglio 1992, una strage di Stato, ripeto, vengo quasi considerato un sovversivo e vengo quasi considerato un terrorista. Pensate che io avevo deciso di fare una manifestazione a Palermo con le agende rosse, nella quale volevo impedire che come ogni anno, come il 19 luglio ogni anno, arrivassero degli avvoltoi a Palermo, andassero in via D'Amelio e mettessero le corone nel luogo di quella strage di cui oggi tanti politici che oggi siedono in Parlamento stanno godendo i frutti. Perché gli equilibri politici che ci sono oggi in Italia sono, e questi sono discorsi forse un po' troppo difficili, e qui ci sono anche dei ragazzi di un'età in cui questi discorsi non, per cui quali questi discorsi non sono adatti, ma purtroppo certi equilibri politici che vigono oggi in Italia sono anche conseguenza dei ricatti incrociati che sono nati dopo quella strage. Alcuni partiti politici sono nati grazie a quello che è successo nel 1992 in Italia, grazie alla svolta che fu data alla politica grazie attraverso le stragi del 92. Quindi io volevo impedire che in via D'Amelio si consumasse quello che non si doveva consumare. Noi 17 anni fa, quasi 18 ormai, rifiutammo i funerali di Stato. La moglie di Paolo, la fidanzata di Paolo, Agnese, noi tutti fummo d'accordo che non si svolgesse per Paolo il funerale di Stato. Poteva venire il Presidente della Repubblica, venivano dei ministri, però dovevano essere come qualsiasi altre persone, si mescolavano da altre persone, non avevano luoghi, sedie riservate in prima fila per loro, e in questa maniera come singoli cittadini, compreso il Presidente della Repubblica, potevano partecipare a quei funerali. Ecco, dopo che i funerali di Stato che noi rifiutavamo per 17 anni ci hanno imposto dei funerali di Stato. Ogni anno dei politici venivano lì e mettevano le corone in via D'Amelio, e io quello che scrissi in quella lettera del 19 luglio, scrissi che venivano lì per assicurarsi che Paolo fosse veramente morto, venivano lì ad assicurarsi che Paolo non potesse dare più fastidio perché era sottoterra, venivano a dire sì, qui è morto Paolo, quindi adesso possiamo stare tranquilli. E quindi io quest'anno, nel 19 luglio dell'anno scorso, scrissi sulla rete che avrei impedito che dei politici potessero presentarsi, anche dei rappresentanti dell'istituzione, potessero arrivare in via D'Amelio a celebrare questi riti di morte, perché prima era necessario che fosse fatta giustizia e poi si potevano fare i funerali di Paolo, non prima. Infatti quest'anno, grazie alla gente rossa che venne a Palermo, grazie alla gente
che spontaneamente venga da tutte le parti d'Italia con questa agenda rossa, fu la prima volta che nessun politico, nessun rappresentante delle istituzioni si presentò in via D'Amelio. E io ho giurato che fino a quando avrò voto, fino a quando avrò la forza di stare in piedi, io impedirò, se almeno che prima giustizia non venga fatta, che in via D'Amelio si presenti qualcuno a celebrare questi funerali di Stato. Perché? Perché se qualcuno si presenterà con delle colonne e la vorrà mettere in quella piazza, io stesso gli dirò: questa corona andate a mettere davanti alla tomba di Magda, e quello è il vostro eroe. Questi sono i nostri eroi: Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Paolo Traina, Emanuela Roi, Vincenzo Minulli, Walter Cosina. Questi sono i nostri eroi, e a queste persone i fiori li portiamo noi, le corone le portiamo noi, le nostre agende rosse, i bigliettini che abbiamo messo sul lago di via D'Amelio, ognuno con un pensiero per ognuno di questi ragazzi, ci pensiamo noi a portarli. Voi qui non ci metterete più piede, ed è per questo che è per questo che anche quest'anno io farò venire le mie agende rosse in via D'Amelio ancora per impedire che questo scempio venga fatto. Ecco, a fronte di queste cose io vengo considerato un sovversivo, a fronte di queste cose io vengo considerato un terrorista. Sapete cosa è successo? Perché io avevo annunziato che il 19 luglio sarei stato a Palermo per fare questa manifestazione. È successo che nell'anniversario della morte di Falcone arrivò una telefonata dall'aeroporto di Palermo a un funzionario di polizia, nel quale veniva detto di verificare se Salvatore Borsellino quel giorno avesse prenotato un volo per Palermo, perché avevano paura che io, senza dir nulla, avessi organizzato una contestazione a quelle istituzioni che fossero andate a celebrare la morte di Falcone, così avevo come pensato di farlo in via D'Amelio. Io non l'avevo fatto, non avevo prenotato nessun volo, perché io rispetto la volontà dei familiari di Falcone, loro gestiscono l'anniversario di Giovanni Falcone come meglio credo. Quindi non avevo sicuramente pensato di andare a turbare magari i loro sentimenti con le mie agende rosse. Ma al funzionario di polizia, il quale subito dopo aver detto no, Salvatore Borsellino non ha prenotato nessun volo, disse: ma scusate, ma perché mi avete fatto fare questa ricerca? Forse che Salvatore Borsellino è diventato un terrorista. Qualche giorno dopo fu sollevato dal servizio, lui lavorava all'operativo all'aeroporto di Palermo, e forse anche per questa ragione fu spostato al logistico in maniera che non potesse dare più fastidio. Ecco, cosa sono oggi le mie agende rosse, il movimento delle agende rosse? Oggi il movimento delle agende rosse è un movimento che io, ripeto, voglio assolutamente tenere lontano dalla politica, cioè non deve essere sfruttato nessun partito politico per cercare di acquisire delle benemerenze, o che invece deve servire da supporto ai magistrati. Io quello che spero e quello che sta succedendo è che adesso non sia più necessario che io vada alla manifestazione della Gente Rossa, che io chiami la Gente Rossa come ho fatto adesso, per esempio, il 9 maggio, ancora si deleghi, si continua a delegare sempre agli altri perché facciamo qualcosa. Cose. Io quando c'è qualcuno di questi ragazzi, io mi aspettavo che qualcuno mi chiedesse oggi: sì, ma noi che cosa possiamo fare per combattere questa quella mano, per combattere la criminalità organizzata? Io gli avrei risposto: senti, nel momento in cui tu mi fai questa domanda, vuol dire che non puoi fare nulla, perché se tu continui a delegare, se continui sempre a chiedere agli altri che cosa si può fare e non capisci da te stesso che cosa in effetti puoi fare, allora vuol dire che ancora non ci siamo. Che ancora succede, come è successo con lo Stato italiano, che da sempre delegato alla sola magistratura, alle sole forze dell'ordine, a certi giornalisti, la lotta alla criminalità organizzata. Questo è quello che è successo in Italia. Ed è per questo che persone come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone,
come hanno avvertato la Chiesa, come più in passato hanno potuto essere uccisi, perché fino a quando si delega agli altri di lottare, fino a quando si delega agli altri di fare qualche cosa e si lasciano isolate queste persone che fanno queste che conducono queste lotte, allora inevitabilmente si fa sì che qualcuno pensi che eliminando loro può essere fermata la lotta dello Stato. È così che è stato ucciso Calalberto dalla Chiesa. Calalberto dalla Chiesa è stato ucciso nel momento in cui è stato lasciato solo. Giovanni Falcone è stato ucciso nel momento qualcuno, quando nel momento in cui è stato preparato un attentato all'Antaria per eliminarlo, qualcuno ha scritto che con l'attentato Giovanni Falcone si era preparato da solo per poter aumentare la sua notorietà e per poter fare carriera. Paolo Borsellino è stato ucciso anche nel momento in cui qualcuno ha detto che era un professionista dell'antimafia e ha cominciato a dire che certe persone sfruttavano la lotta alla mafia per poter fare carriera, per poter acquisire meriti. Infatti si vede, abbiamo visto tutti la splendida carriera che hanno fatto Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. È così che fino a quando si delegano gli altri a combattere una lotta che invece dovrebbe essere una lotta di tutti noi, che in Italia purtroppo avremo ancora bisogno di eroi. Diceva Bertolt Brecht, beato quel paese che non ha bisogno di eroi. E purtroppo è così. In Italia ancora purtroppo abbiamo bisogno di eroi. E allora io voglio che le mie agende rosse servano, e questo qui è stata un'iniziativa di alcuni ragazzi di Caltanisseta, che facciamo la scorta civica ai magistrati. Noi, a questi magistrati che vengono accusati di essere dei deviati mentali, a questi magistrati che vengono accusati di essere delle persone che tramano contro alcuni politici. Vedete, è successo in Italia una cosa assurda. Quando quelle procure di Caltanissetta, le procure di Palermo, hanno cominciato a indagare finalmente di nuovo sulle stragi del 92, e ancora si sapeva solo che c'erano dei collaboratori di giustizia che stavano parlando, non si sapevano ancora di che cosa parlassero. Il Presidente del Consiglio alla televisione ha detto: ci sono delle procure che stanno complottando contro di me. Cioè ancora non si sapeva che cosa stavano, su che cosa stavano lavorando delle procure. Perché? Perché questa accusa che praticamente mostra l'indice verso dei magistrati, li mette in pericolo. Ecco, questo è il più grave pericolo, che questi magistrati vengano delegittimati, perché nel momento in cui questi magistrati vengono delegittimati, allora è possibile che non basti più uccidere i magistrati, come purtroppo si continua a uccidere in Italia, perché ogni magistrato li uccidono ancora, non è che non ci siano più stragi, ogni magistrato li uccidono in maniera diversa, li uccidono non come Paolo, come Giovanni, perché la morte di Paolo, la morte di Giovanni è stata ottenuta con le bombe, col sangue, e il sangue provoca la reazione della coscienza civile, e allora lo Stato deve mostrare di prendere dei provvedimenti, deve mostrare al fronte della reazione dell'opinione pubblica di fare qualcosa. E allora hanno cambiato metodo. Oggi i magistrati li uccidono come hanno ucciso De Magistris, come hanno ucciso Domitira Forleo, come hanno ucciso Gabriele Annunzi. Giovanni Falcone, e lo stesso potrebbe succedere, perché vedi, hanno cambiato strategia, sì, adesso le bombe non le usano più, ma chi ci dice che non le ricominciano ad usare? Io oggi sento, vivo in una condizione molto strana, io oggi mi sento in un'atmosfera vicina a quella che vivevano nel 92, prima che ammazzassero mio fratello. Oggi c'è qualcosa nell'aria che mi fa sembrare
che siamo vicini a un altro momento come quello. Vedi, purtroppo in Italia si va avanti a forza di passaggi, riassestamenti di quello che è l'equilibrio politico in Italia. E oggi mi sembra che ci siano segnali di questo tipo. Oggi c'è qualcosa che si deve riassestare. Forse oggi si vuole passare a un'altra piattaforma che potrebbe, come spesso e succede in Italia, essere addirittura peggiore della precedente, perché in Italia le cose non sono mai migliorate da un equilibrio all'altro, andando avanti a giocare sulla strategia dell'attenzione. E oggi purtroppo io mi sento di vivere in un momento come quello. Allora questo è quello che voglio fare con le mie agende rosse, impedire che ci siano altre, stare vicino ai magistrati in maniera da fare sentire a chi bisogna che lo senta che quei magistrati non sono soli, che c'è una parte dell'opinione pubblica che le sostiene, una parte dell'opinione pubblica che vuole sapere la verità, vuole sapere chi ha ucciso Paolo Borsellino, perché è stato ucciso Paolo Borsellino, vuole sapere che cosa è successo perché Paolo Borsellino sia stato ucciso, voglio sapere che cosa è successo in una stanza del Viminale il 1° luglio del 92, quando Paolo fu chiamato dal ministro e il ministro non ci dice, l'allora ministro Mancino, che cosa è successo dietro quella porta, non ce lo dice, e per non dircelo accanto alle scuse più assurde dice che non ricorda che cosa è successo perché lui non conosceva fisicamente Paolo Borsellino. Ma dico, come si può essere più indegni di così, dire il 1° luglio del 92 di non conoscere Paolo Borsellino, quando ogni giorno era su tutti i giornali, quando ogni giorno era su tutte le televisioni, eppure così nega di sapere, non dice che cosa è successo dietro quella porta. E non lo può dire, non lo può dire, perché se lo dicesse dovrebbe dire, e la gente deve sapere questo, è necessario che si sappia, dovrebbe dire che quel giorno Paolo Borsellino fu prospettato quella ignobile, quella scellerata trattativa per cui alla fine Paolo Borsellino. Gli argomenti che sono stati messi sul tavolo, onde evitare di fare confusione poi quando torniamo a casa, facciamo solamente due domande, le raccogliamo subito e poi ascoltiamo la risposta, d'accordo? Così poi siamo anche liberi. Sentiamo. Io volevo chiedere, lei ha detto che non era nei programmi di uccidere Paolo Borsellino, non era nei programmi di uccidere suo fratello. Esatto. E recentemente è stato pubblicato un video di un'intervista con due giornalisti francesi in cui si parlava di Mangano e comunque chiedo, la pubblicazione di quel video, comunque quel video testimonia una forte coerenza, una forte posizione di suo fratello, può aver influenzato e comunque accelerato ciò che non era nei piani? Questa è una delle ipotesi, tant'è vero che è contenuto pure in una. Allora, perché questo video non è che circoli adesso, è stato pubblicato, ma questo video è da tanto tempo che esiste, che era conosciuto e che lo si sapeva che esistesse, solo che praticamente era assolutamente, non lo si poteva trasmettere. È stato trasmesso alla televisione per una sola volta e nottetempo alle ore 24, in maniera che la gente non potesse essere. Certo, in quel video Paolo fa delle denunce molto, molto forti e le fa in un momento molto particolare, per cui una delle ipotesi è che quello di cui avesse parlato Paolo in quell'intervista, che non si sa neanche se fosse un'intervista vera, perché qualcuno dice che i giornalisti pare che fossero in viaggio dei francesi che erano in Italia per fare delle indagini di un certo tipo, proprio tra commissioni, tra mafia e politica, sulla maniera in cui certi personaggi avessero accumulato le proprie fortune, da chi erano arrivati certi capitali a certe persone, quindi sembra che addirittura che sia in questa maniera. Quindi sicuramente quello potrebbe essere uno dei motivi per cui quella strage è stata accelerata. Cioè ancora oggi non si parla di Mangano, ancora oggi Mangano addirittura viene considerato un eroe, e Mangano era una persona, una di quelle che scioglieva le persone nell'acido, tanto per capirci, che poi ci sono le intercettazioni di spicciolo più una che si scioglie meno, ma Mangano è una delle persone che hanno avuto il coraggio di tenere un ragazzo.
ragazzino come Nino Di Matteo, che era il figlio di un pentito, lo catturarono e lo tennero per 2 anni, di notte lo legavano con le catene nel letto, di giorno lo appendevano con un gancio a alla parete della caverna in cui lo tenevano prigioniero. Questo era Magno. Cioè, oggi qualcuno ci dice che Magno deve essere considerato un eroe perché, pur essendo in galera e pur spinto la magistrata a confessare di quelle che erano le sue collusioni con alcuni politici, si è rifiutato di parlare. Cioè, è stato dichiarato eroismo. Ecco, se tu pensi che Magno è stato non stalliere, come si dice in una villa di Magno, perché dice Gioacchino Genchi, Magno non alzava neanche con le zampe a un cavallo. Per Magno il cavallo era, come disse allora mio fratello in quell'intervista, per Magno i cavalli erano le partite di droga che venivano consegnate, tant'è vero che in un'intercettazione c'è Magno che dice che di farsi consegnare il cavallo in un albergo, in un hotel, dice io il cavallo al massimo me lo faccio consegnare ogni giorno, me lo faccio consegnare in un hotel. Infatti la droga veniva chiamata o magliette o cavalli. Ecco, allora se tu pensi che in quell'intervista si parla di Mangano, allora quando poi Mangano era diventato la persona che ha fatto da precettore, figlio del capo del governo, che accompagnava Marina Berlusconi, tanto per capirci, per mano, a scuola, capisci quale destabilizzazione potesse portare alla gente a conoscere l'intervista e sapere perché quell'intervista è stata nascosta così a lungo. Però in effetti allora Paolo per la prima volta in quell'intervista parlava appunto di Manga come il pesce pilota che era stato mandato a nord per poter praticamente stringere i rapporti con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo della politica. Quindi non è detto, perché io spero che un giorno si arrivi quelle cose a discutere in una giustizia, però potrebbe essere sicuramente uno dei motivi che ha accelerato la strage di Via D'Amelio. D'altra parte lo stesso Rina disse a Brusca che qualcuno per quella strage si doveva coprire in quel momento e la cura della mafia era contraria a che solo 57 giorni dopo la morte di Falcone si venisse ammazzato un altro giudice, però disse che doveva fare quel favore, lo doveva fare a qualcuno che avrebbe portato dei grossi benefici alla criminalità organizzata. Quindi grazie. Queste cose grazie, io vi ringrazio e vi lascio salutare con... Sì. Io non approfitterei ulteriormente della presenza di Salvatore Borsellino perché, come diceva prima Emanuela, stasera è qua tra noi, però come ci raccontava anche lui all'inizio della sua introduzione, non credo che non sta tanto bene, quindi non approfitterei ulteriormente. Io penso che è stato abbastanza esaustivo e ripeto, noi dobbiamo solamente ringraziarlo con un grosso applauso per essere stato qua. Thank you.